Dunque, allora io vi dovrei dare un piccolo saggio del modo di commentare del nostro Ricchi una parte del libro dei Salmi. Mi trovo in un certo imbarazzo perché sarebbe necessario avere davanti i testi e anche avere una conoscenza della lingua ebraica, delle varie modalità di interpretazione che non tutti possiedono. Cercherò di fare del mio meglio. Faccio una piccola chiosa a quanto diceva il nostro Saverio prima. Lui si riferiva al matrimonio tra Giacobbe e Lea e Rachele, no? Bene, il Midrash, sapete che il Midrash è famoso per vedere le cose da varie angolazioni, sostiene che c'è stato una specie di conflitto tra Giacobbe e Lea, quella moglie che gli è stata imposta e che l'avrebbe in qualche modo, lui l'avrebbe rimproverata, sei un'imbrogliona come è imbroglione tuo padre, e la risposta sarebbe stata anche tu sei un imbroglione, ma è così. Ma credo sia proprio il significato di quel passo biblico. La Bibbia ci presenta i vari personaggi che hanno delle vicende familiari che sono in pratica la punizione dei loro difetti. Giacobbe era un imbroglione e ha trovato un imbroglione più imbroglione di lui, che era suo zio Labano, no? Fino a quando ha cambiato il nome da Giacobbe, si è trasformato in Israele e ha cambiato non solo il nome ma la sua personalità. Ha capito in occasione di quel famoso, di quella lotta mistica con quel famoso angelo, ha capito che per risolvere i nostri problemi dobbiamo affrontarli e non cercare di trovare delle strade traverse. Ma questa è una piccola. Dicevo che il Midrash sostiene che c'è anche un'altra interpretazione, che Giacobbe non si sarebbe mai accorto di questa sostituzione, se non dopo molto tempo, perché Rachele, incarnazione della femminilità nel senso più completo, avrebbe consegnato a Lea, prima della fatidica notte del matrimonio, dei simanim, cioè dei segnali, per indurre in errore Giacobbe. Cioè avrebbe, quali sono questi segnali? Avrebbe insegnato a sua sorella perché non fosse svergognata, guarda, se vuoi sembrare me, devi fare questo, in un certo momento devi dire certe parole, devi adoperare un certo profumo, devi indossare determinati abiti e così via. Quindi c'è questo elemento della fratellanza tra queste due signore, ma questo chiudo la parentesi. Dunque, io mi voglio riferire brevemente a quest'opera, il commento dei Salmi, il famoso Hasezione. È già stato detto quasi tutto. Devo soggiungere, per consolazione del nostro amico Guido Guastalla, che è lì che sorride perché lui è saturo di livornesità, in qualche modo, lo so, che il libro pare che sia stato composto, perlomeno immaginato a Gerusalemme, ma la prefazione l'ha fatta a Livorno, almeno così dice l'autore. Comunque è sicuramente l'opera del nostro autore più ricca di elementi cabalistici, di non sempre facile lettura. Ci sono amplissime citazioni dello Zohar, ma anche di altre fonti di letteratura ebraica. È ricchissima, è già stato notato, di interpretazioni sul valore numerico delle parole, sul notaricon. Notaricon è un termine greco che indica un certo tipo di interpretazione, cioè ogni parola può essere interpretata non da quello che significa ricavandolo dal dizionario, ma come se ogni parola fosse un acronimo che ci fa pensare, vi faccio un esempio, la parola amen, amen, che ed è entrata poi anche nella liturgia cristiana, che noi traduciamo così sia, in realtà dovrebbe voler dire così è, cioè una conferma, una dichiarazione, quello che ho detto ne ho la piena consapevolezza che corrisponde a verità. Bene, secondo questa interpretazione può essere scissa dalle tre lettere Aleph, Mem e Nun, El Melech Ne'eman. Dio è un re, è un re degno di fede assolutamente, credibile. Ecco, quindi quando diciamo a me non tanto sottolineiamo la veridicità di quello che abbiamo detto, ma sottolineiamo che la vera verità si trova solo presso Dio. È un piccolissimo esempio. Shema,
la famosa preghiera ebraica, quella più conosciuta, Shema, vuol dire ascolta Israele, eccetera. Si domanda, ma cosa vuol dire ascolta Israele? No, Shema può essere scisso dalla parola Shema nelle tre lettere che la compongono, Shin, Mem, Ain, che possono essere l'iniziale di Shacharit, Mincha e Arvit, cioè preghiera del mattino, preghiera del pomeriggio e preghiera della sera. Cioè lo Shema diventa in qualche modo il simbolo della nostra liturgia. Vabbè, bene, queste semplificazioni nel testo dei Salmi si trovano comunemente, praticamente ogni due o tre righe c'è un esempio. Il valore numerico delle lettere è ancora, abbonda molto il libro dei Rashetevot e Sofetevot, poi noi daremo qualche esempio, cioè... ogni espressione, ogni locuzione può essere interpretata non tanto da quello che dice, ma prendendo la prima lettera di ognuna delle parole. Poi vedremo. Oppure esaminando l'ultima lettera di ognuna delle parole. E ne risultano dei giochini e forse cose particolarmente serie. Quindi questa, la lettura di questo commento è sicuramente interessante e anche molto fascinosa. Dice, nella sua introduzione, lo studio di queste cose è simile all'ascendere una scala che gradino dopo gradino ci porta verso l'assoluto. Questo è il suo proposito. Quindi passa con molta disinvoltura dal peshat, cioè dal senso semplice del testo, al senso figurato, al significato allegorico, all'accenno e così via. Quindi si muove molto bene e dimostra una grandissima conoscenza della cultura ebraica. Lo vedremo anche questo, con delle immersioni, delle incursioni nella storia ebraica. Quindi ogni salmo, ogni locuzione, ogni parola può essere riferita a elementi storici del passato, del presente e del futuro. Quindi con una grande libertà bisogna un po' abituarsi a questo tipo. Pensate, passa molto frequentemente dal attribuire determinate espressioni alla storia di Adamo e a tutti i personaggi nati successivamente, fino a parlare del Messia, i tempi messianici. Quindi ogni salmo, ogni frase, ogni parola, ogni lettera ha un suo significato particolare. Lui stesso ci ha fatto notare, Saverio, che questa dovrebbe essere la settima opera che lui ha scritto, e lui dice che Kol Ashivim Havivim, tutte le cose che porta il numero 7 hanno un particolare valore. Quindi lo scrivere 7, Federico, hai capito, 7 opere, la settima uno condensa tutto il suo scibile lì dentro, è un po' il condensato della sua personalità in qualche momento. Tra le cose che dice, commentando uno degli ultimi salmi, lo riferisco come cosa interessante, in questo, sapete che secondo il computo tradizionale degli anni, noi oggi siamo nell'anno 5773, è una convenzione teoricamente dalla creazione del mondo, ma è solo una convenzione che non c'entra con la creazione del mondo. Comunque lui dice che in questo anno 5000, siamo nel quinto millennio, non è ancora venuta la redenzione, ma dai testi antichi risulta con chiarezza che questa avverrà sicuramente prima dello scoccare del sesto millennio. Quindi abbiamo circa 200 e qualcosa anni per poter, speriamo di sopravvivere. Io ce la metto tutta. Va bene, allora io volevo provare a leggere con voi un salmo. Prima ve lo leggo in italiano secondo la versione normale e poi vedremo cosa ci dice, cosa ne fa scaturire il nostro autore. Ho scelto un salmo che è molto bello anche dal punto di vista letterario, il salmo numero 29, molto bello, che fa parte della liturgia ebraica del venerdì sera all'entrata del sabato. Bene, il salmo dice, è una traduzione così molto non scientifica, ecco, salmo di Davide, ripeto il salmo 29, celebrate, o figli di eroi, celebrate la gloria e l'onnipotenza di Dio,
Date a Dio la gloria dovuta al suo nome, prostratevi davanti a lui con sacra riverenza. La voce divina rimbomba al di sopra delle acque, è il Dio della gloria che tuona. Dio si fa sentire sulle acque impetuose. La voce di Dio è potente, la voce di Dio è maestosa, la voce di Dio spezza i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano. Egli li fa saltellare come vitelli, fa saltellare il Libano ed il Sirion, è un nome della montagna più alta, il Hermon lo chiamiamo noi oggi, un monte che si trova al confine tra Israele e la Siria, così via, e a guisa di giovani bufali. Dunque Dio, il Signore, schianta i cedri del Libano, li fa saltellare come vitelli, fa saltellare il Libano ed il Sirion a guisa di giovani bufali. Il Signore fa guizzare fiamme di fuoco, la voce di Dio fa tremare il deserto, fa tremare il Signore il deserto di Kadesh. La voce di Dio fa partorire le cerve, spoglia le foreste e nel suo tempio tutto esprime gloria. Il Signore decretò il diluvio ed è stato nel suo trono re in eterno. Il Signore darà forza al suo popolo e Dio benedirà il suo popolo con la pace. Insomma, molto bello, molto lirico direi, e insomma credo che venga esaltato in qualche modo l'opera della creazione, no? Tutte le cose che Dio ha fatto, il suo intervento nella natura che è costante. Ci sono alcuni elementi di carattere formale, adesso non entriamo nella disamina del Salmo, non sarebbe il caso, ci sono alcuni elementi di carattere formale, ad esempio questo ricorso alla voce di Dio, non so se avete notato, questa espressione Kol Hashem, la voce di Dio, questa espressione ritorna 7 volte nel testo, e il fatto che ritorni 7 volte può evocare i 7 giorni della creazione, 6+1. Quindi la natura creata da Dio e dominata da Dio. Questo è il Salmo, non ci sono particolari riferimenti al periodo storico o a situazioni particolari, questo è il Salmo. Il commento che ci propone il nostro Ricchi è ricchissimo. Tra l'altro apro una piccola parentesi in relazione a quanto ci diceva prima il professor Campanini, dico bene? Ah, è sempre Saverio, sempre lui. A proposito del Salmo, del primo Salmo, lui dice, in questo primo Salmo è in qualche modo adombrata nella prima frase, nelle prime espressioni, è adombrato il nome dell'autore del libro. Sapete come suona? Ashrei Yoshevebe Tech, beati coloro che abitano nella tua. Dice così? Ashrei Yoshevebe, scusate. Beato l'uomo che non procede nelle vie del male e così via. Va bene, in questa Ashrei Aish, beato l'uomo, è insito il nome dell'autore del libro di Salmi. Chi è costui? Chi è l'autore del libro di Salmi? David, no? Il libro è attribuito a David, anche se. E lui dice: se esaminate con attenzione le prime due parole del libro dei Salmi, è l'ultima parola, alleluia, finisce con alleluia, lodate Dio. Bene, queste due espressioni, le prime e l'ultima del libro, ci danno una indicazione di determinati autori. La prima espressione ci ricorda Davide, e l'ultima espressione ci ricorda quel Yehuda ben Bava, attraverso il conteggio delle lettere, insomma una cosa molto complicata. Davide che sarebbe l'autore, e da come risulta dal punto di vista numerico, se prendete l'espressione Ashrei Aish, beato l'uomo, corrisponde numericamente a David Melech Israel Chai Vekayam. È un'espressione caratteristica della tradizione ebraica, che David, re di Israele, è vivo e stabile, perennemente vivo. E l'ultima espressione, alleluia, evocherebbe Yehuda ben Bava, uno dei 10 martiri della persecuzione romana.
che in qualche modo l'autore adombra come se si riferisse a lui, perché anche lui ha la sensazione, la percezione di diventare in qualche modo martire. È un qualche cosa che è un artificio letterario di cercare nelle parole iniziali del libro, in quelle finali, un'indicazione del nome dell'autore. Pare che l'abbia fatto persino Mosè nello scrivere la Torah, a un certo momento che abbia inserito il suo nome con questo artificio. Bene, detto questo, torniamo al nostro Salmo. Allora, il Salmo comincia, vado a prendere, vedete, un librone piuttosto robusto, il commento dei Salmi. Dunque, il Salmo cominciava con quell'espressione: celebrate, o figlie di eroi, celebrate la gloria e l'onnipotenza di Dio. Questa traduzione, figli di eroi, si presta a varie interpretazioni. Il testo dice Bene Elim. Elim può essere il plurale della parola El, che vuol dire Dio. Quindi figli degli dèi, figli delle persone importanti, di un certo livello, no? Quindi si invitano dei personaggi speciali a lodare, a prestare lode nei confronti di Dio. Lui lo riferisce, prende questa parola e non la identifica come la parola Elim, ma la identifica come la parola Ayalim. Ayalim, che vuol dire i montoni, figli dei montoni. Cosa sono? Chi sono i figli dei montoni? E lui spiega: i montoni evocano il culto sacrificale, gli animali che venivano sacrificati. E secondo lui tutto questo salmo è stato elaborato, è stato intonato dagli ebrei, da quegli ebrei che sono stati scannati come dei montoni, che si sono salvati da una forma di persecuzione molto grave. E riferisce questa cosa agli ebrei che si trovano, pensate un po', vedete, fuori dal tempo assolutamente, ai tempi degli ebrei che vivevano nell'impero persiano, la storia di Purim per capirsi. Quindi questo salmo sarebbe un invito agli ebrei che si trovano esiliati in Persia dopo la distruzione del primo santuario, nel quale hanno subito una serie di persecuzioni, di uccisioni e così via, a celebrare noi. Siamo completamente fuori del tempo, perché al di fuori di questo elemento, di prendere un testo Elim e modificare l'origine di questa parola e attribuirla a un periodo completamente diverso, siamo completamente fuori. Ma c'è un altro elemento sul quale lui si sofferma. Se voi prendete, adesso fatevelo a casa se volete, le prime parole di questo Salmo, vedrete che prendendo le iniziali di ogni singola parola, ne risulta la parola Evel, che significa lutto. E prendendo le lettere finali di queste stesse parole, delle stesse parole considerate, ne risulta la parola Ve Kalla, che significa è la sposa. Quindi c'è un nesso tra il lutto e la sposa. Che nesso c'è tra il lutto e la sposa? Sì che c'è, dai, portami il diario, non hai studiato. Fate attenzione che l'autore presuppone che noi conosciamo già tutto, che l'abbiamo letto 50 volte, questo 7 volte ritorna la parola Kol Adonai, la voce di Dio. Bene, il lutto, secondo la tradizione ebraica, dura 7 giorni e anche i festeggiamenti per la sposa durano 7 giorni. Quando due persone si sposano, noi per 7 giorni abbiamo l'obbligo, quelli si chiamano i Shivat Yemei Amishte, i 7 giorni del banchetto nuziale. Quindi c'è un nesso tra il numero 7 e il lutto e la sposa. Cioè c'è un intreccio nelle vicende umane tra momenti di grande felicità e momenti di tristezza. Tutto questo ricavato dal testo, con una certa, direi, un certo ardimento, no? Io solo ho dato un piccolissimo esempio. Per quanto riguarda poi il ritorno delle 7 volte della parola Kol,
questo 7 lui lo riferisce intanto a quanto abbiamo detto, il lutto e il matrimonio, ma lo riferisce ai 7 giorni della creazione, ma questo è implicito secondo lui, ma lo riferisce ai 7 libri del testo della Torah, è il Pentateuco. Ma cosa ci sta raccontando questo signore? La Torah è fatta di 5 libri, non di 7. No, sono 7. Sono 7, come mai? Perché il quarto libro della Torah, quello come si chiama in italiano? No, ma tu lo sai. Lo dovete dire voi. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri. Dai, il quarto libro della Torah, quello cosiddetto dei Numeri, a un certo momento nel testo originale, nel testo massoretico, c'è una frase che è anticipata e seguita da una lettera strana, che sembra una lettera nun all'incontrario, quasi come se fosse una parentesi. E ci si domanda, ma che significato ha questa cosa? Come se questa frase dovesse venire estrapolata dal testo. Bene, si dice in realtà che quello che noi chiamiamo quarto libro è costituito da 3 libri. Perché la parte precedente a questa frase fa libro a sé, questa frase fa libro a sé, quello che viene dopo un altro libro a sé. Quindi ne risulta che i libri del testo biblico non sono 5 ma sono 7. E lui quindi fa tutta una lunghissima disamina, che io vi perdono, vi risparmio, per indicare che tutta questa, la voce di Dio che risuona, eccetera, ognuno di queste espressioni è in relazione a uno dei libri della Torah. È un esercizio molto, molto complesso, molto complicato. Ancora, voglio ancora darvi qualche piccolo esempio, ma alla fine dice, no, a questo ve lo dico dopo, c'è quell'espressione finale, non ve la leggo sul testo, sennò diventa ancora più noioso. Il Signore decretò il diluvio. Decretò il diluvio, fa un'osservazione di carattere in qualche modo teologico, direi. Il diluvio, Dio era presente nel diluvio, così come è presente il diluvio è stata la punizione di Dio nei confronti del genere umano che aveva peccato, no? Che non si era riconosciuto nei comandi di Dio, ma Dio era presente nel momento del diluvio, così come è presente anche nelle cose favorevoli per l'uomo. Cioè c'è questo Dio che è presente sempre ed costituisce una forma di unità, e lui dice, in contrasto con coloro che pensano che ci siano due potenze nel mondo, la potenza positiva di Dio e quella negativa di Satana, come due elementi contrapposti, no? È sempre Dio che domina il tutto e contiene in sé l'elemento di misericordia nei confronti dell'uomo o un elemento di giustizia quando deve intervenire. Ma alla fine lui dice, il Signore darà forza al suo popolo. In ebraico Hashem, Dio, os le ammo itten, darà al suo popolo una forza. Anche qui, prendendo l'espressione Hashem os le ammo itten, il Signore forza al suo popolo darà, se noi esaminiamo le prime lettere di questa espressione, ne risulta la parola Yael. Vi dice qualcosa? E se invece prendiamo le ultime lettere di queste singole parole, ne risulta l'espressione, una certa fantasia, Makot Azona, le percosse della prostituta. Ma che c'entra tutto questo? Bene, il riferimento è un episodio biblico, vi ricordate l'episodio del libro dei Giudici, dove si parla di una guerra della professa Deborah. C'è una guerra degli ebrei contro dei cananei, Deborah insieme a Barak guidano questa campagna. Sisera, che era il comandante dell'esercito avversario, nel corso della battaglia scappa e cerca rifugio presso una signora che si chiama Yael. Costei, amica degli ebrei,
strano, amica, finge di dare assistenza a questo fuggiasco, vieni pure, lo invita nella sua tenda, gli dà da bere del latte, e pare che il latte alle persone stanche causi sonnolenza. Quello, mi raccomando, se viene qualcuno a cercarmi, non ci sono per nessuno, quello si addormenta, e mentre è addormentato lei prende un piolo della tenda, glielo conficca nel capo e lo ammazza. Ma il Midrash sostiene che per farla addormentare non era tanto il latte, ma che lei ha finto di essere una prostituta, ha giaciuto ai suoi piedi insieme a lui per farla addormentare, per farlo stancare e farla addormentare. Quindi Yael è le percosse causate da una pseudo prostituta, e che questo compagno, il Signore darà forza al suo popolo, cioè è un riferimento a un episodio nel quale il popolo ebraico ha avuto una vittoria grazie a questa signora. Ma non è finito qua, perché poi dice, il verso successivo dice, l'Eterno benedirà il suo popolo con la pace, e anche qui ci sono delle espressioni che lui ricava. Cosa vuol dire con la pace? Con la pace, a qual è il riferimento? E qui fa dei voli di fantasia, però appoggiati su interpretazioni di determinati testi, dai quali risulterebbe che la pace è un'indicazione di coloro che studiano il testo biblico. I giovani che studiano sono lo studio effettuato dai giovani che è fonte, lui dice, di pace, ma non per gli ebrei, per tutti. La redenzione dell'umanità, la pace è un qualcosa che può essere sollecitata dai giovani che si mettono a studiare, e anche quello lo ricava con quel meccanismo di prendere le prime e le ultime lettere. E ancora dice, sempre alla fine, dice sempre a proposito della pace, dove l'Antonio è andato a finire, che qua, ecco, se prendiamo l'Eterno benedirà il suo popolo con la pace, le ultime lettere di queste singole parole corrispondono al Mem, Vav e Tav, Mut o Mavet, che significa morte. La pace collegata con la morte, in che senso? Che sostiene, da qui impariamo, che ogni uomo deve perseguire la pace fino al giorno della sua morte, cioè per tutta la vita. Vedete questi voli che lui ha fatto? Se volete vi dico anche brevemente tutto quello che ho omesso fino adesso, che cosa ricava da questo salmo. C'è un riassunto, intanto, che il salmo sarebbe, come vi dicevo poc'anzi, in relazione, un invito a coloro che erano scampati dai massacri dei babilonesi. Poi la gloria del nome di Dio risulta dal fatto di rinnegare le certe posizioni dell'ellenismo, si riferisce in particolare al paganesimo, all'adorazione degli idoli. Le sette volte in cui compare l'espressione voce si riferiscono o ai sette giorni della creazione, ai sette giorni del lutto, ai sette giorni del matrimonio, oppure ai sette libri del testo della Torah. E ancora c'è poi un cenno, ma questo ve lo risparmio perché è troppo complicato, alla morte di Aaron e di Miriam, rispettivamente fratello e sorella di Mosè, espressioni che riguardano il diluvio e i vantaggi della pace. E ancora ci sarebbe un cenno ai sette, sempre ricorrendo a quell'artificio di prendere le lettere che sono iniziali o finali di determinate espressioni, ci sarebbe un riferimento ai quattro mondi del pensiero, cioè il nostro pensiero dovrebbe essere rivolto alla Azilut, come si può dire l'Azilut? L'emanazione di Dio, o alla Beria, alla creazione, alla formazione e finalmente al pensiero, cercando di penetrare nel pensiero di Dio. Bene, io mi fermo, Dio, credo di avervi confuso l'idea abbastanza, ma vedete com'è complicato. Ma
Pensate, ragazzi, questo lavoro di interpretazione è fatto su ognuno dei 150 salmi. Ma quanto tempo ci avrà messo a trovare tutti i riferimenti? Questione di anni, direi, no? Perché è una persona che viaggiava, aveva problemi di carattere personale, di carattere economico, tutto quello che volete, e ha trovato il tempo di scrivere quest'opera, che già solo questa, diciamo, deve avere impegnato un tempo molto considerevole della sua esistenza. Prima di dare la parola alle due relatrici che seguiranno, vale a dire ad Emma Abate e a Natascia Danieli, mi prenderò qualche minuto per dire alcune cose un po' su queste cose, anche sulle eventualmente, visto che qua pare che all'inizio gli organizzatori abbiano portato una vasca di benzina, no? Auspicando che si possa incendiare di una ripresa di interesse, io butterò fuoco sulla benzina, nella speranza che possiamo riprendere una fase che andò indietro molti anni fa con due volumi su 100, insomma, no? Perfetto, bene. Allora, io però dopo dedicherò qualche minuto a una lettera del personaggio a cui è dedicato questo convegno. Ma prima vorrei dire delle cose un po' di contorno, no? A cui sono arrivato anche, a dire la verità, non immediatamente, ma però io ve le vorrei buttare lì, perché secondo me sono un po' la struttura di un edificio di cemento armato dell'ebraismo che spesso nella nostra mente non c'è. Una cosa è questa, no? Ebrei ricchi, banchieri, ebrei tutti ricchi e quasi tutti banchieri, ricchi non c'entra con ricchi. A proposito, mi sono chiesto l'origine del cognome ebraico Ricchi, che confesso che non so, dovrei fare una piccola indagine. Non è la traduzione di un ebraico. Farò una piccola indagine sul cognome ebraico Ricchi, perché Ricca non è cognome ma è nome, ed è l'italianizzazione di Rivka, che in ebraico è Rebecca. Allora ci si mangia la V, diventa Ricca, che è sia Rebecca, e poi è bello dire che è ricca magari di bellezza, di bontà, prima che di soldi. E quindi allora la gente pensa che tutti gli ebrei siano stati ricchi banchieri. Ci sono dei motivi, perché ho avuto degli scambi recentemente su queste cose che vi dico adesso, con Michele Luzzatti, con Ariel Toap, con altri studiosi, che sono assolutamente d'accordo con le conclusioni a cui io sono arrivato. Allora, questo luogo comune, che gli ebrei sono ricchi e banchieri, probabilmente tutti, nasce dal fatto che effettivamente in Italia, negli archivi italiani, a partire dal tardo 300, 400, 500, ancora 600, non c'è stato quasi un paese di una certa rilevanza, tra cui quello dove sono nato io, in provincia di Mantova, Castelgofredo, dove non ci sia stato il banchiere prestatore ebreo, supino, no? Erano le prime banche della storia, così. Allora, pare che la documentazione sui banchieri, essendo che un banchiere doveva fare una convenzione col comune che gli dà un documento fatto di capitoli, capitolato, che è rimasto agli archivi. Probabilmente le fonti sui banchieri raggiungono il 70-80% delle fonti e non sono in ebraico. Allora la possono studiare in tantissimi. E molta gente fa questo sillogismo errato: 80% di fonti sugli ebrei, l'80% degli ebrei, sugli ebrei banchieri, l'80% degli ebrei erano banchieri. Sbagliato. Perché un'altra cosa che dimentichiamo spesso è che in realtà noi non studiamo la storia. Noi studiamo la storia fatta da un 10-15% di ricchi, potenti, papi, re, principi e banchieri. C'è stato un 80%, 85% di storia
che è stata solo vissuta e non ha lasciato documenti, né monumenti, né archivi, né chiese, né iscrizioni, né incisioni, né cimiteri, nulla. Però c'è stata. Qualche volta dalla storia ufficiale fatta da quel 15% c'è qualche flash sulla storia dei normali, che vuol dire tendenzialmente miserabili, che non ha lasciato documenti, e allora non ha lasciato gli elementi per studiare la storia. Però ogni tanto vogliamo dircelo che quella che noi studiamo, e anche in campo ebraico, è spesso la storia di quella piccola percentuale di famiglie della ricca borghesia, eccetera, eccetera. C'è da dire che con la metà del Cinquecento un pochino qualcosa cambia, perché all'interno di un nuovo clima, diciamo, dell'urbanizzazione, c'è uno spirito del tempo che passa sia tra i cristiani che tra gli ebrei. C'è bisogno di cominciare a strutturarsi, di tenere archivi, eccetera, eccetera. Allora, anche le comunità, come i parroci su input del Concilio di Trento, devono cominciare verso la metà del Cinquecento a tenere i registri dei battesimi, i registri dei matrimoni, i registri dei morti, stati d'anime, varie cose. Così gli ebrei cominciano a strutturarsi in una organizzazione comunitaria che ha dei massari, degli assessori, un consiglio. C'è una tassazione, spesso il 10% del reddito, quindi c'è una commissione di tassatori, così. Fanno i registri dei morti, no? E quindi, per esempio, io per Lugo, comunità che era molto collegata a Cento, e vi dirò perché, il registro dei morti, 200 anni di registrazione di morti, tutti gli ebrei morti a Lugo, che sono tantissimi, Lugo diventa importantissima, è alla biblioteca del Jewish Theological Seminary of America, New York. E io l'ho digitalizzato tutto assieme a tutti gli ebrei di Lugo, a tutti i manoscritti degli ebrei di Lugo che si trovano là, che sono parecchi. E quindi, ecco, il fatto di questi registri un pochino diventa la prima documentazione popolare, perché il morto di fame, sia cristiano che ebreo, cioè dice, e dopo ciò è morto Avram ben Shlomo, sia la sua anima unica che l'amico della vita. Per l'uomo qualunque, per i grandi rabbini ci sono due pagine del registro dei morti, con un motto di citazione biblica, 10 righe, 20 righe in prosa che raccontano, che sembra di vederlo al video, la cerimonia, è morto, improvviso, chiudono i negozi, poi fanno così, poi la processione al cimitero, no? E poi siamo nel 600, 700, ancora su influsso dell'epoca barocca, poesie in rima e ritmo, in metro e rima. Allora, comunque lì comincia adesso una documentazione che si estende un po' a tutti, però sostanzialmente resta che le stele funerarie belle scritte sono mica del morto di fame, che se c'è un sasso, insomma, no? Ok, quindi questa consapevolezza. E adesso vorrei aggiungere anche un'altra cosa, no? Perché pare che effettivamente, anche su questo mi sono consultato con i miei colleghi nel mondo, ma insomma, le famiglie della borghesia, i ricchissimi banchieri o famiglie di banchieri nel mondo ebraico, ma poteva essere il 5-10% a essere larghi, ricchi, poi magari potevano esserci un altro 10-15%, un po' abbastanza ricchi, ecco, ma insieme facevano il 15-20%. C'era un 70-80% di gente semplice che sbarcava il lunario, che non ha scritto niente, non ci sono manoscritti sparsi per le biblioteche del mondo. Cioè, ogni tanto, questo bisogna che torniamo a essere consapevoli, che studiamo una storia da una lente particolare, che è quella lì, e che comunque, d'altra parte non c'è alternativa, però essere consapevoli è importante. Altra cosa. Dagli anni 60 in Italia c'è stato un'esplosione di interesse, un rigoglio di studi sull'ebraismo, italiano specialmente, incredibile. E io, e anche Saverio, in occasione di tantissimi convegni, sentivamo Moshe Idel che continuava a dire che, girando lui il mondo, che forse era più in aereo che coi piedi per terra, insomma, no?
tantissimo, diceva che un rigoglio, una fioritura di congressi, convegni, libri, studi sull'ebraismo, come in Italia, non lo vede nel mondo. Noi per un po' di anni non ci abbiamo creduto. Alla fine abbiamo dovuto accettare questa cosa, che è anche bella, no? È anche bella. Però la stragrande maggioranza è stata fatta appunto su queste fonti che sono ad extra del mondo ebraico, a meno che si studiassero le opere, insomma, sia in lingua ebraica che in traduzione, no? Ma l'opera non è proprio la primaria fonte storica, insomma, l'opera letteraria, cabalistica, piuttosto che di altro genere, no? Allora, cioè, sostanzialmente ci sono tantissimi studi fatti da studiosi storici anche dell'ebraismo, che non sapendo l'ebraico, invece queste fonti, che forse sono l'80% sui banchieri, che sono forse qualcosa in latino e anche poi molto in italiano, le potevano fare, no? Però c'è stata una quantità esorbitante di studi ad extra, era la prospettiva cristiana del mondo maggioritario ospitante sulla minoranza ebraica. Prevalentemente. Da qualche tempo si è iniziato a fare uno studio diverso di fonti ad intra, cioè compilate dagli ebrei per se stessi, dove l'ebreo ti fa capire che problemi ha, cosa pensa di se stesso, cosa vuole, come si rapporta all'autorità politica o religiosa del mondo maggioritario cristiano, ma è la gestione della vita interna della comunità. E questa fonte preziosa qual è? I registri comunitari. Allora, faccio una parentesi che anche questa forse pochi sanno, no? E posso partire dal fatto che un mio collega, forse preside di una facoltà dell'Alma Mater di Bologna distaccata Forlì, una volta disse: che cavolo ci fa, cavolo è un eufemismo, insomma, no? Ebraico a beni culturali, perché io insegno alla facoltà distaccata di beni culturali. Ma quanto sei ignorante? Lo sai che il 60, 70, qualcuno dice 80% dei beni culturali mobili che vanno dalle catacombe, le catacombe ebraiche sono immobili della Sardegna, della Sicilia, dell'Italia meridionale, però tutti quelli mobili, insomma, no? Cioè, che riempiono i musei di tutto il mondo, oggetti rituali d'uso, intere sinagoghe smontate dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra cui una qui di Lugo, numerate. Io una volta a Mantova ho trovato un anziano che dice: io nel 51 ero un falegname, ho smontato una sinagoga cinquecentesca, l'ho numerato tutti i pezzettini, l'abbiamo messa sulla nave e poi è andata in Israele, è stata rimontata. Cioè, allora, una quantità incredibile di tutti, poi non parliamo di libri, manoscritti, ebraici, eccetera, eccetera, no? Che riempiono i musei, le biblioteche, le collezioni, tutto il mondo, viene dall'Italia. Adesso, in un ultimo studio, cioè addirittura, prima dicevamo, i manoscritti ebraici interi, lasciamo stare i frammenti riusati, no? Che sono nelle biblioteche di tutto il mondo, si diceva, io avevo cominciato, il 30% viene dall'Italia. Colessi Rad una volta a Parigi mi ha detto no, devi dire il 50%. Adesso si è sul 60-70%. Ci sono ragioni storiche, ragioni demografiche, però è veramente incredibile cos'è stata l'Italia per questa cosa. Ma torniamo ai registri comunitari. In Italia non ce n'è quasi più nessuno, ma potrei dire al tempo stesso che peccato o per fortuna, tutte e due le cose. Perché guardate, quello di Lugo, da una nota di Umberto Cassuto, risulta a New York già nel 1919, quindi ci è andato presto. Voi sapete che con la seconda metà dell'Ottocento le comunità si sono dissanguate. Mantova, il 70% degli ebrei di Milano sono mantovani trasferiti a Milano e quindi lì c'è stato un po' un collasso nell'Ottocento, sia perché c'era la miseria, gli ebrei andavano
nei grandi centri dell'industrializzazione, Milano, Torino, le grandi città, a lavorare dove c'era business, lavoro. Ok, comunque, no? Allora, sostanzialmente Lugo è un esempio di una comunità che ha tantissime fonti, dai registri comunitari ai manoscritti prodotti dai suoi eminenti rabbini studiosi, sparsi nelle biblioteche di tre continenti, però ci sono. Quel pochissimo che era restato a Lugo, poco, nel 43 l'hanno bruciato i fascisti, e anche hanno bruciato tanta roba i fascisti quando nel 43 hanno devastato le sinagoghe, non parliamo di Ferrara, cioè roghi, massacri di decine di sifre Torah, oggetti rituali. Quindi devo ringraziare chi ha venduto prima della Seconda Guerra Mondiale, è andato a New York, si è salvato, me lo sto studiando. Due secoli di genealogie ebraiche del vecchio, dei Dafano, delle grandi famiglie ebraiche che erano a Lugo, è una cosa meravigliosa. Allora, sostanzialmente, bisogna che anche per Lugo c'è la possibilità di cominciare a studiare dei registri comunitari di Lugo che ci sono, e sono i verbali delle sedute che il Consiglio della Comunità faceva, affrontava i problemi, l'aiuto ai poveri, la tassazione, le azime per Pesach che venivano date a un prezzo agevolato, pagare una quota per pagare la cena al pesce, all'inquisitore che va a Lugo perché gli piace il pesce, cioè poi supplicano che in deroga alle norme papali concedano che un cristiano o una cristiana non giovane di Shabbat possa accendere il fuoco nelle freddissime giornate invernali, no? Ish Shabbat, no? Sì. Quindi, no? Ecco, tutte queste cose. Cioè, c'è la possibilità di fare anche per Lugo uno studio con una prospettiva all'interno, cioè intraebraica, quello che ha scritto gli ebrei nei loro registri. Non posso non menzionare una cosa, è qui presente Angela Contri, che diversi anni fa fece con me una tesi sul cimitero ebraico di Cento, ed è tutto pronto, anche qua butto lì il cerino nella benzina, ma con qualche pochissimo migliaio di euro ci facciamo un libretto, il comune, il sindaco, non so, volete farvi portavoce? Che è pronta, il testo ebraico con una traduzione, eccetera. Anche questo è una cosa di Lugo ed è di prima mano, originale, molto bella così. Allora, detto queste cose, io adesso vorrei concludere invece con un piccolo contributo che devo poi a un'amica di Gerusalemme, che a Gerusalemme, nella biblioteca del Mossad Rav Kook, nel manoscritto numero 154, che si intitola in ebraico Lettere di viaggi di un certo personaggio e di altre persone da e verso la terra di Israele del Settecento. E qui compare, però siccome me l'ha comunicato pochi giorni fa sapendo di questo convegno, una parte, cioè una lettera scritta dal rabbino Emanuel Ricci da Gerusalemme il 12 maggio del 1740. Sono 13 fogli in un corsivo italiano. Evidentemente, non avendola vista e non conoscendo la grafia autografa di Ricci, non posso dire se sia autografa o una copia, però si potrebbe arrivare a stabilirlo. Io ve la leggo semplicemente e poi non è che ho dei particolari con me, sono un paio di pagine, però trascritta mi sembra un bel contributo di prima mano, probabilmente mai nessuno se n'era occupato, a questo piccolo convegno. Allora leggo, è chiaramente italiano un po' settecentesco, 1740. Vi dirò dunque come da Livorno sono arrivato in Alessandreta, che è la scala d'Aleppo, in 21 giorni con felicissimo viaggio, che da Alessandreta ad Aleppo vi sono giorni 3 di cammino per terra, e per non essere io andato ad Aleppo per la strada solita, solo per altro cammino, sono passato per la città di Antiochia, e colà ho fatto Shabbat. E vi saranno in essa città da due minianin di Yehudim. Sapete che il minyan è il numero 10, il minimo di 10 persone
con le quali si può fare una preghiera ufficiale pubblica. E la medesima si conosce lei grandezza dal giro delle mura mentre traversa una grande montagna, et ogni 30 in 40, poi qui non si capisce una parola, d'essa v'è una toretta, parte e diroccata e parte buona, ma le cose di detta città sono in un cantone d'essa che si estendono ad una delle 20 parti di detto recinto del muro, e 19 parti non vi sono altro che orti, alberi e terra nigra, e da là sono passato in Aleppo, e davanti la città vi è un fiume rapido largo e dicono essere il Yabbok, importante il fiume biblico. In Aleppo vi è un Bet Knesset, una sinagoga, molto grande, parte scoperto e parte coperto, nel quale vi sono 22 colonne e 7 Aronot Kodesh, armadi santi, tutti si aprono fuor che uno dicono che ne fu cagione un Nahash, un serpente, che in esso fu veduto e però fu da antico murato e dietro ad uno dessi Aronot c'è una Meara che dicono essere quella di Eliyahu Navi e detto Bet Akneset. Asseriscono essere stati fabbricati 14 anni prima del Kurban Baitsheni, distruzione del secondo tempio, cioè sarebbero stati costruiti 14 anni prima della distruzione del secondo tempio, cioè avevano 1700 anni nel 1700. Dopo un anno circa che sono stato in detta città di Aleppo e che ero destinato a partire per Gerusalemme, mi costò il viaggio da 50 zecchini veneziani ed ero io con mia moglie e figlio, con due cameli di mie robe e ognuno di noi a cavallo di muli, ed il cammino è 15 giorni circa, ma in caravana si sta qualche giorno in più. Nel cammino sono fermato a Hamat, che è una terra molto allegra, ed il comandante di colà, benché turco, mediante la raccomandazione che avevo ed anche per essere franco trattò bene sì a me che a tutta la caravana, che era da 150 Yehudim, e per accordo fatto per lettera invece di 18 grossi, è una moneta, che costa per persona di Mekes, non pigliò altro che 6 grossi ed a 3 in 4 anim non li pigliò cosa alcuna. Da colà siamo passati a Damesek, Damasco, che è lontana da Aleppo circa 8 giorni, e detta Damesek è una città molto grande e le case a vederle di fuori paiono tutte Batte Hamor, ma di dentro sono case bellissime e la quantità d'orti e giardini che vi sono, come anche l'abbondanza d'acque, sono cose di meraviglie, di mondo tale che quasi non vi è casa che non abbia due in tre ma aionot di maim chaim, sorgenti di acqua viva pura, nella propria casa. E fuori della città vi sono due fiumi di Amana Uparpar che scorrono anche dentro il paese, ma tutto il tratto che dentro la città è stretti che possono parlare una persona con l'altra, ad una riva all'altra, e con voce ordinaria ed intendersi benissimo. Ben sì, sono acque correnti e non navigabili, già che quinci e quinci nel mezzo vi sono alberi e le acque sono molti buoni, e in quei giardini vi sono quantità di giochi d'acque. Da Damesek poi siamo passati a Shechem, il quale sta da un lato Dar Gerizim, che è fertile, e dall'altro Dar Eval, molto nigro, e nel campo v'è la Kevura, cioè la sepoltura di Yosef Azzadik, con una cupola ed un piccolo cortigio attorno, e poi in luoghi colà vicini vi sono altre Kevarot, altre sepolture, di Elazar ve Itamar ed altri tzaddikim che ora non mi puntini. Mi inoltrai poi a Gerusalemme
e il loco detto Sofim al giorno d'oggi non v'è, ma da ove si principia a cedere Gerusalemme, che è poco discosto a Me'ara, ove è seppellito Shemuel Anavi, la grotta dove è sepolto Samuel il profeta, e da ove si è Corea è Gerusalemme al giorno d'oggi, e tutta girata di mura con 8 porte, 7 aperte e una che è il Sha'ar Amisrach de Ar Abbait, e serata ciò è murata e sarà grande come 2 volte Gorizia circa, più o meno, ma bli gosma, il terzo è curva, parte si veggono le curvote, parte ove è Erev, hanno fattovi ginnot upardesim, e vi sono quantità di fichi da Dam, che sono quelli con le spine, e ve ne sono da Shechem, e qui in città, sono molto buoni, come anche cavoli fiori, che sono meshubahim, e vi sono pure altri erbaggi, non però come puntini, ma sono meglio di quelli. La maggior parte degli frutti che vi sono qui vengono da Dameshek, perché nel paese vi sono pochi frutti, fuorché 2, che ve ne sono quantità in Hebron. Poi più di qui, qui i turchi sono molto ladri, ciò che fanno ogni sorte da von a din, per il denaro, eccetera, eccetera. Poi adesso salto un po', vi sintetizzo solo qualche parola. Giornalmente vi saranno qui da 1500 nefashot persone, ma bligosma, che 2/3 sono donne e 1/3 uomini, Yehudim e Togarmim, sono molti, e vi sono 3 conventi, uno di Clatim, di Spagna, Francia, Italia e Germania, l'altro dei Greci, l'altro d'Armeni, e molti grandi, quasi come il castello di Gorizia, e v'è una contrada che è una Toeva d'Armeni con una cupola. Le mura del Bet HaMikdash non si vedono solo che tutta la parte di Misrach, che la medesima mura è della città e parte d'essa dalla parte del Ma'arab, eccetera. Il Nahal Kidron, il fiume Cedron, è subito fuori di Gerusalemme sotto le mura del Bet HaMikdash, che di là, di detto fiume, vi sono lì Ben Achaim, ma in detto Nahal non v'è acqua, se non quando cadono piogge, e dalla parte presso Gerusalemme vi sono le Mesiloach, acque di Siloe, che è una grande Me'ara piena d'acqua e si abbassa con scalini di marmo, e dall'altra parte, in controdetto Me'siloach, v'è un piccolo villaggio che lo chiamano Siluan. Le Kevarot Melachim sono in Sion, sono le tombe dei re che si vedono ancora oggi, e quindi ormai siamo verso la fine. Nel Bet HaChaim v'è il Yad Avshalom, che è una fabbrica di pietre vive lavorata nella cupola, un poco v'è anche poco lontano il Kever di Zecharia Anavi, Zecharia il profeta. Sono andato anche a Hebron, e nel cammino sono passato lontano 1 ora circa da Bethlehem, nella Kevura di Rachel, la tomba di Rachele, la quale è sotto una cupola, ma non lasciano lì togarmi entrare in essa niuno, e sono stato una notte in Bethlehem, e anche là vi sono convenuti di franchi, greci, armeni, e in molti luoghi di questi circonvicini di Gerusalemme. Lì pellegrini di Arelim da tutte le sorti, da 1500 e 2000, e cangino, e prima d'andarve vanno ad immergersi nello Yarden, il fiume Giordano, che è circa 1 giorno lontano da qui, nella parte di Misra. E termina con queste parole: nella Me'ara a Macpela, la grotta di Macpela, non lasciano entrare niuno che solamente nell'antiporta o nel portico sopra, e le pietre che vi sono in quel muro sono di smisurata grandezza, e sopra detta fabbrica sono vi 3 cupole che dicono ognuna essere fabbricata sopra un siun degli avot, e una d'esse, la cima, è rotta e dicono che è il Siun, la tomba, di Isacco, e che per volte che l'hanno accomodata sempre è ricascata, e ad Ayom v'è in mezzo di Hebron la Brecha, che dice il Navi, sono grande
è molto grande ed è piena di Me Geshamim, acque piovane. E nel cammino da Chevron a Gerusalemme vi sono tre Brekot Maim, molto grandi, che da essa sotterra con canali viene l'acqua alle Mayanot sorgenti che sono in Gerusalemme. Quest'è quanto. Ecco, quindi insomma avete avuto un'idea, anche se sono un po' saltato così, di una lettera che lui scrive di quando appunto sta arrivando a Gerusalemme, insomma, no, potrà essere. Lui? No, non so, non ci sono dati. Evidentemente bisognerebbe esaminarla meglio. Comunque, niente, io mi fermo qui e spero di non aver consumato troppo tempo e quindi chiamo qua la... Allora, una brevissima presentazione della relatrice. Emma è una brava giovane studiosa che si è laureata prima alla Sapienza di Roma, poi ha fatto un dottorato, poi, come avviene oggi per quelli bravi, non ci sono possibilità, ha fatto un altro dottorato, poi è stata a Madrid a perfezionare i suoi studi, anche a Parigi ha collaborato molto sia con Colette Sirat che con Judith Schlanger la catalogazione di manoscritti, e adesso ha un assegno di ricerca a Ravenna con me si è occupata di varie cose che vanno dal testo biblico, ma da un po' di tempo lavora molto sui manoscritti e si è anche occupata di magia ebraica, formule magiche, cose che hanno avuto anche un'ampia letteratura, ma non solo, anche studi sul testo biblico, anche di critica letteraria e quant'altro. Quindi lasciamo subito la parola a lei, che ci parlerà di questo argomento, le intenzioni della preghiera, Kavanot, nell'opera di Immanuel Chairicki. Mauro, grazie a tutti, grazie per avermi invitato. Il mio compito è quello di parlarvi della Kavanà, anzi la mia intenzione è quella di parlarvi, di raccontarvi qualcosa della Kavanà in Chairicki, che si può tradurre in effetti con intenzione, potente e creatrice, intenzione che ripara e che attiva i processi cosmici, ma anche intenzione che guarisce. In particolare, vi parlerò dell'opera più significativa di Ricchi sulle Kavanot, intitolata Mishnat Chassidim, che è già stata presentata da Saverio, La dottrina dei pii, che si presenta nella forma di un manuale per cabalisti, composto a Livorno e pubblicato nel 1727 ad Amsterdam. Del Mishnat Chassidim, come abbiamo visto, sono state realizzate successive edizioni fino all'inizio del Novecento, dimostrando la vitalità e la circolazione di quest'opera. Però prima di analizzarne la struttura, cercherò di esporvi brevemente il significato della tecnica della Kavanà. Si tratta di una pratica che è un aspetto centrale dell'attività di Ricchi come cabalista, ma è un aspetto cruciale della meditazione cabalistica sulla parola del testo biblico e sulla parola sacra della preghiera, che si ritrova in forme diverse, non identiche, sin dalle testimonianze cabalistiche più antiche. La Kavanà si costituisce come azione distinta dalla Avodah Shel Balev, il servizio liturgico tradizionale ebraico. Il rituale si trova ad avere una funzione ulteriore rispetto a quella cultuale, attraverso il riconoscimento in esso di un potere che è di due tipi, unitivo e teurgico. Attraverso questa intenzione potente, le parole e le lettere della preghiera si distaccano dalla loro dimensione terrena per congiungersi con il verbo metafisico ed ascendere nelle sfere più alte del corpo mistico. Quindi la Kavanà permette l'estasi della parola, fino a raggiungere l'emanazione suprema, fino a raggiungere l'Ein Sof. Questa ascesa può far pensare al viaggio nei mondi superiori dell'animo umano, della letteratura gnostica,
o le ascensioni ultramondane di Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael nella letteratura di Ekalot, la letteratura dei palazzi celesti. In queste opere Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael potevano contemplare in carne ed ossa i palazzi celesti affrontando i pericoli del viaggio nell'aldilà. Ma l'ascesa della parola attraverso la Kavanah non è esclusivamente questo momento unitivo ed estatico. Abbiamo detto che è anche un'attività teurgica. Cioè la parola deve compiere un'azione potente, agire sul pleroma divino, provocando l'effusione e la discesa dell'influsso celeste più alto nelle strutture inferiori del mondo ed arrecare in questo modo beneficio all'intero corpo metafisico. La parola umana è provvista di questa capacità perché le lettere del testo sacro e della preghiera, lo abbiamo già ascoltato stamattina, sono considerate consustanziali alla forma divina. Così l'ascesa ha i tratti piuttosto della reintegrazione della parola nella struttura ontologica e metafisica. In modo particolare, nella scuola luriana, che è la corrente cabalistica alla quale Ricchi aderisce, la Kavanah ha una valenza performativa e trasformativa ancora più marcata, che si coglie in ogni passaggio concreto del rituale liturgico. Abbiamo visto che Ricchi si trasferisce a Sfat nel 1718, vi rimane per 2 anni, nel centro cabalistico in cui nasce la scuola luriana, e che anche in seguito alla scomparsa di Luria rimane per secoli un polo di attrazione, un centro di studi cabalistici. Ricchi si trasferisce a Sfat proprio per attingere alla fonte diretta di questi insegnamenti, che sono poi però caratterizzati dalla fine del Seicento anche da un pensiero radicale messianico, complice la diffusione dell'esperienza sabbatiana. La pratica delle Kavanot presuppone dunque una dimensione metafisica e mitica molto articolata. Le intenzioni cabalistiche si rivolgono a precise funzioni, ad aspetti precisi del pleroma mistico, che viene descritto in maniera molto dettagliata. In questo senso la Kabbalah luriana fornisce un sistema particolarmente efficiente per la sua dinamicità e drammaticità. Questo è l'universo che è stato creato con lo Tzimtzum, di cui poi vi ascolteremo dopo la relazione di Natasha. È un universo strutturato in mondi diversi: il mondo dell'emanazione, il mondo l'Azilut, quindi lo Yetzirah, il mondo della creazione, Beriah, il mondo dell'Asiah, e di configurazioni sefirotiche che sono dette Parzufim, che sono aspetti molteplici dell'emanazione divina, come la Dam Kadmon, da cui dopo lo Tzimtzum scorrono le luci primigenie che prendono la forma delle altre configurazioni, denominate Attika Kadishah, Arich Hanpin, Abba, Imma, sono tutte figure simboliche molto articolate e complesse, e lo Zeir Hanpin e la sua Nekubah, che sono spesso organizzate anche in un sistema proprio di coppie che interagiscono in maniera dialettica fra di loro. E in queste coppie si raccolgono, in configurazioni poi le coppie sefirotiche tradizionali, da Keter a Malkut. Queste interagiscono e si integrano a vicenda in maniera più dinamica che negli altri sistemi cabalistici, in un rapporto di unioni ierogamiche, di cadute e di ricomposizioni. Si stabilisce inoltre una relazione dialettica e speculare con il mondo umano che si trova in basso. La contrazione dell'Ensof ha fatto spazio non solo alla creazione ex nihilo, ma ha avuto come conseguenza la creazione del male, l'atto successivo del dramma cosmico, prodotto di una prima mancanza nell'emanazione divina, ma poi anche di una trasfusione in eccesso della luce divina che ha causato la frattura e la dispersione nei mondi inferiori delle scintille divine e dei rivestimenti materiali, le kelipot, che dovevano raccogliere questa emanazione. Si tratta di una frattura metafisica, la Shevirah, che è interna al pleroma mistico e che attende una sua ricomposizione, un tikkun, le cui conseguenze si rifrangono nel contesto umano e terreno.
I rituali della vita terrena, in sommo grado quelli liturgici, sono considerati immagine finita di qualcosa che succede in alto. Il peccato umano provoca delle ferite nel pleroma che occorrerà purificare e reintegrare. Ad ogni configurazione delle sefirot corrisponde una kavanah, un precetto, e all'inverso una trasgressione. Quindi le kavanot sono il sistema per intervenire e rimediare a questa perdita di equilibrio originaria del mondo. Con Scholem diciamo che sono il metodo con cui si mantiene il mondo creato con lo Zimzum. Le kavanot ripetono in particolare, a partire dal microcosmo umano, il gesto creazionale che però si dirige stavolta non più verso i mondi inferiori ma nel mondo superiore, estrinsecandosi nella forma di una meditazione sui nomi santi, in particolare sul tetragramma e sulle sue permutazioni e sulle sue possibili e diverse vocalizzazioni. Le lettere dei versetti biblici vengono scomposte, ricomposte e ipostatizzate. Lo Yehud è l'unione tra queste coppie di lettere, che si traduce però poi nel mondo superiore in una sorta di ziug, di un'unione sessuale nell'universo metafisico. Quindi la preghiera produce una potenza enorme che viene accolta dalle configurazioni sefirotiche che acquistano un nuovo equilibrio. A questo punto possiamo passare alla visione dell'opera di Ricchi, senza mettere altro tempo in mezzo. Dunque, leggiamo nel frontespizio della prima edizione. Questo libro è il Mishnat Hasidim, che ho composto io, il giovane Manuel Chai, figlio del mio signore padre Abraham Ricchi, sia preservata la sua memoria nella forma divina, nella città di Livorno nell'anno 34. 34 sono gli anni che aveva Ricchi quando ha composto quella che viene considerata la sua opera principale, l'opera della sua maturità. In calcio al frontespizio si legge ancora: questo è l'anno delle kavanot. Il valore numerico della parola kavanot è in effetti il 487, ottenuto sommando le lettere ebraiche che lo compongono, che in base al computo abbreviato della datazione in ebraico corrisponde all'anno 5487 dalla creazione del mondo, ovvero l'anno 1727 della pubblicazione. In questo testo, tra le altre cose, vengono spesso rivelati misteri e corrispondenze tra nomi e numeri secondo la tecnica della gematria, che rimanda alla realtà ultima ed essenziale di ogni cosa. Il Mishnat Hasidim è dunque il nome, è dunque di nome e di fatto un'opera sulle kavanot, pubblicato nell'anno della sua perfezione numerica. L'edizione del 1727 comprende 134 carte e alla carta 34esima, che forse è ancora un richiamo agli anni dell'autore, comincia la parte sulle kavanot, alla cui pratica l'opera è dedicata per oltre tre quarti. Il titolo rinvia alla Mishnah. L'opera è suddivisa nei sei ordini che portano lo stesso nome di quelli della Mishnah. Il testo di Ricchi comprende inoltre 112 massechot, i trattati, e il numero 112 racchiude il valore numerico del tetragramma 26 sommato a quello del nome divino Elohim. Un'ulteriore suddivisione interna poi dell'opera è quella in capitoli, per Achim, il cui numero complessivo è 547. In questo caso si tratta di uno sfragis, di una firma dell'autore, perché il 547 è il valore numerico del nome Emanuel Chai Ricchi, 535, però sommato al numero 12 delle lettere che lo compongono. Quindi l'opera è costruita in modo geometrico e regolare, come una sorta di quadrato magico, e allo stesso tempo una lunga kavanah, che serve ad attrarre e a captare influssi metafisici. È infine un talismano, che richiama in piccolo l'intero universo. L'introduzione, Hakdama, è sottointitolata Olam Haton, microcosmo. In essa Ricchi rievoca il nome dei suoi maestri, Luria e Vital, e la sua fonte principale, lo Zohar.
espone qui il suo intento principale, che è quello di compendiare e trasmettere le verità rivelate che ha preso a Sfat. Ma oltre agli ordini e ai trattati di cui si è detto, l'opera di Ricchi è soprattutto suddivisa in chiavi, Maftechot. Questo nome rinvia a quello del libro ebraico sulla composizione di talismani per eccellenza, il Sefer Mafteach Shlomo, il libro della chiave di Salomone. Le chiavi impongono all'opera una tripartizione che rievoca la struttura talismanica di un universo suddiviso in piani comunicanti e in forze che interagiscono fra di loro. La prima chiave è quella dei mondi, Olamot, la seconda chiave è quella delle anime, Neshamot, ma la struttura si presenta piuttosto sbilanciata in favore della prassi e della performance, e la parte più lunga è naturalmente quella dedicata al rituale, alle Kavanot. La suddivisione in tre piani viene richiamata da una poesia che segue l'introduzione, che non ho avuto il tempo di mettere in versi, ma poi lo farò con il professor Perani, che è un esperto, e di rendere in modo meno letterale. Nella prima strofa, Olamot, si richiama il momento della creazione e della caduta attraverso la metafora del diluvio. Il Dio, nel tempo in cui ha avvolto il mondo con un abito d'acqua, il mondo nella terra ha ritratto. Forse si parla di quella ritrazione in ogni cosa di cui ha parlato Tiziana Galuppi stamattina. E in quella ogni arbusto, ma la parola siach in ebraico significa anche espressione e parola, quindi ha piantato e fatto crescere il grano celeste e creato ogni cosa e ogni uomo che ha in sé la parola. Ancora una volta siach. Neshamot è il secondo piano. Ha insufflato l'anima in lui ed in essa lui fiorisce, dalle fondamenta dell'universo alla voce celeste. Il suo splendore è come lo splendore nel tempo dell'aurora e lo splendore delle stelle che in alto non tramonta. Kavanot. Così farà l'uomo nel tempo in cui interviene con la Kavanà, che di lei non c'è qualcosa di superiore, perché il suo pensiero, cioè il pensiero umano, allora raggiunge l'altezza e le fiamme del pensiero divino, i serafini, dall'alto lo sostengono. Questa immagine conclusiva richiama il momento dell'estasi mistica e della Devekut, dell'abbraccio mistico tra pensiero umano e pensiero divino. L'immagine della fiamma è una delle metafore più fortunate della Kabbalah per spiegare la Kavanah. La metafora della fiamma esprime il dinamismo di questo processo di consumazione e di riunione, che segue il processo del respiro del mondo e che corrisponde all'apoteosi della Kavanah. Ma ritorniamo alla forma e alla sostanza del Mishnat Hasidim. La prima chiave, Olamot, contiene la rappresentazione dell'universo metafisico descritto da Luri e Vital. Nel Seder Zeraim, il primo dei sei ordini della Mishnah, viene esposta la cosmogonia dello Tzimtzum. Nel Seder Kodashim viene descritto l'universo dell'emanazione, l'Olam Atzilut, con la presentazione dei Parzufim, le configurazioni sefirotiche. Vengono qui delineate le loro unioni, intersezioni, concepimenti e i loro diversi nomi e immagini simboliche. Nell'ordine Toharot sono descritti gli ordini cosmici, di Beria, dei palazzi divini, della Yetzirah, dell'Asia. Nel Seder Nezikim, Danni, si tratta della creazione dell'altro lato dell'emanazione, il Sitra Achra, il lato popolato di demoni e di spiriti che ha contaminato anche il mondo umano successivamente alla caduta delle Kelipot. Si introduce qui il tema della redenzione del mondo attraverso il Tikkun e la possibilità di restaurare l'ordine divino infranto. La seconda chiave, detta Neshamot, contiene solo l'ordine Nashim, tratta dell'esistenza, dell'origine, della natura, delle anime e affronta il tema della reincarnazione, del Gilgul, della trasmigrazione delle anime, che però è connesso a quello della purificazione e del perfezionamento delle anime, della loro discesa nel mondo e resurrezione finale. Finalmente la terza chiave è quella delle Kavanot, distribuite nell'ordine Moed. Leggiamo l'inizio di questa parte, alla carta 34. È giusto? Sì.
Nell'anno quattordicesimo si deve pregare durante Aravit, la preghiera serale, senza il tallit, perché è vietato indossare il tallit gadol durante Aravit. E non bisogna modificare il rito dei padri, il minnag, nella sostanza della preghiera, in quanto la divisione dei riti, dei minnagim, proviene dalla divisione delle radici delle anime, e per ogni minnag c'è una radice che la guida nella sua elevazione. E poi dopo. E se qualcuno non conosce nella sua anima il minnag che ha appreso dai suoi padri, ebbene che si comporti secondo il rito scelto, il rito per eccellenza, quello che ha ricevuto il Rav Chaim Vital, le cui kavanot provengono dal divino Yitzchak Luria di onorata memoria, e per la maggior parte seguono il seder della preghiera sefardita, al fine di compiere un tikkun che è necessario in alto. E non tralasci nessuna preghiera che non c'è nel mondo, altrimenti preghiera che possa compiere quel tikkun non ce n'è nel mondo, e nemmeno un'altra preghiera simile a quella, poiché ciascuna preghiera compie un nuovo particolare tikkun. Fine della citazione. L'intenzione deve essere allora riferita alle preghiere tradizionali, senza introdurre alcun che di nuovo. Nelle kavanot di ricchi, l'alaka, il sistema nomico, rimane nella sua forma variato. Almeno apparentemente questa concezione è distante dagli influssi antinomici e rivoluzionari sabbatiani. Ma il testo merita un'analisi più dettagliata ed ulteriori accertamenti, e non si può appunto escludere un cripto sabbatianesimo di ricchi. Però io personalmente dalla lettura del Mishnat Hasidim non ho rilevato elementi che vadano in questa direzione. In questa sezione dell'opera le berachot, le benedizioni, l'adempimento di mitzvot, i precetti, le lodi, le preghiere, la lettura del testo sacro sono gli strumenti attraverso i quali il cabalista, o in un contesto simile a quello safedico, tutta un'intera comunità liturgica, possono intervenire nelle sfere più alte per condizionare i processi cosmici attraverso una specifica e insostituibile kavanah. Nel Seder Moed, ciascun momento richiede un'azione rituale, che è anche un'azione specifica, individuale, che deve sposarsi con il livello spirituale di ciascun'anima, come dice Ricchi, con la radice di ciascun'anima. Ogni preghiera è radicata nell'animo umano, così come nella struttura cosmica. Così si susseguono nell'opera le preghiere di Aravit, di Mozzei Shabbat, la preghiera della mezzanotte, il tikkun riferito al modo di indossare tzitzit e tefillin, al modo in cui sistemare la mezzuzah e di praticare il rito della circoncisione. C'è una kavanah specifica per tutte le feste e per ogni ora del giorno. Ci sono kavanot indirizzate a ciascuno dei mondi metafisici e all'universo supremo delle emanazioni. Il loro fine è di volta in volta quello di riunire una particolare configurazione della Shekinah, detta Rachel, al tetragramma, o ancora di liberare la Shekinah in esilio, oppure di riunire le due parti del tetragramma, Yod Hei e Vav Hei, di provocare la discesa dell'influsso divino, la Yeridat Hassafa. Alcune kavanot sono ancora più dirette, abbiamo visto gli Yikudim, all'unione sessuale, in modo particolare a quella dello Zeran Pin con il suo aspetto femminile, Nanekuva. Queste nozze sacre provvedono al trasferimento della potenza ristoratrice negli organi superiori del pleroma. Senza la preghiera il corpo mistico si indebolisce, mentre grazie alla preghiera si provvede all'eliminazione delle scorie del Sitra Acra e alla redenzione delle scintille di divinità che vi erano rimaste intrappolate. La preghiera è dunque un momento essenziale nel percorso che dovrà condurre alla vittoria sulle forze maligne dell'altro lato. In quest'ottica, le attese messianiche sembrano spostate nello sforzo della comunità cabalistica che realizza nella preghiera il processo di guarigione e di cura del mondo e della storia. Per concludere, vorrei però segnalarvi
un breve passo del tikkun utilizzato da ricchi per la cura della peste. Alla carta 85 sappiamo, allora alla carta 85, sappiamo che Ricchi si è dovuto allontanare nel 1720 da Sfat proprio a causa di un'epidemia che ha causato la morte di una parte della sua famiglia, in particolare dell'amata sorella. In questo tikkun non c'è naturalmente niente di personale e di autobiografico, però è interessante osservare come le kavanot non siano indirizzate esclusivamente ad una finalità teurgica riferita alle sfere più alte, ma la discesa dell'influsso divino e la performance che consente la gestione di questa energia soprannaturale può avere anche una finalità terrena e concreta, come la cura delle malattie, attraverso la redazione di amuleti. La peste, in particolare, era considerata un evento apocalittico causato dalle forze del male e quindi doveva essere affrontata con gli stessi strumenti con i quali si cercava la redenzione delle Kelikpot. Il cabalista protagonista di questo lungo rituale di guarigione è Chaim Vital. E se nel giorno quarto c'è la luna crescente ed è tempo di peste, Chaim Vital andrà prima del sorgere del sole presso l'erba Pigam, che è la ruta, e dirà il Salmo 90, il versetto 17. E la grazia del Signore è su di noi, e l'opera delle nostre mani renda stabile. Ma in questo caso è piuttosto da leggere, e l'opera delle nostre mani è la Kavanà presso di noi. Qui il versetto non è citato interamente, ma è soltanto accennato, però il fatto semplice di accennare significa che veniva pronunciato integralmente. E Vital, quindi un richiamo preciso, uso alla funzione della Kavanà. E Vital risiederà in segreto e dopo ciò dirà: io ti raccolgo, sta parlando con la pianta, io ti raccolgo nel nome del Dio di Israele per curare un tale figlio di un tale dalla febbre. Quindi può essere riferito a qualunque persona, di volta in volta bisogna sostituire con un tale figlio di un tale un nome preciso. Dalla febbre e dalla peste, e dopodiché scriverà su un anello d'oro, scriverà su una pergamena kasher il versetto del Salmo 106:30. E allora Pinchas si alzò e fece giustizia, e cessò la peste. Si tratta di 5 parole, ciascuna di 5 lettere, e non scriverà la parola lettera per lettera, come nella scrittura, ma ogni lettera sotto ogni lettera, e tra ciascuna parola scriverà 5 chaviot, esseri, scritte sempre così, una sotto l'altra. Poi questo rituale continua per 3 pagine, facendo smembrando il testo biblico, permutandolo, così, quindi questa cosa adesso... Però, per capire come... non è diversa questo tipo di kavanà dalle altre che magari erano dedicate all'unione delle sefirot, soltanto che questa è indirizzata proprio alla cura di una malattia. Il rituale basato sulla permutazione delle lettere è finalizzato alla composizione di un amuleto. Non possiamo evitare di pensare che ci sia qualcosa di veramente molto vicino alla magia in questa pratica delle kavanot, e sarebbe interessante poterne discutere e studiarne insieme la funzione. Grazie. Natasha Danieli, una studiosa che si è formata a Ca' Foscari, a Venezia, con laurea in ebraico, e ha fatto in tempo quando Ca' Foscari, anche un po' prima della devastazione dei nuovi ordinamenti, certo. Nuovissimi, peggiori, un po' più peggio. Non darmi della vecchia, si potesse. Sostanzialmente, quindi, insomma... diciamo che poi ha pubblicato anche diverse cose e conosce benissimo l'ebraico,
e ha anche studiato in particolare un altro cabalista dell'area veneta, Ramchal, l'acrostico Moshe Chaim Luzzatto, sul quale anche sono stati fatti due convegni che abbiamo anche raccolto tutti e due in un unico volume, e che è qui presente, ecco. E poi comunque adesso non sto a elencare tutti i meriti di Natascia, che tra l'altro ha anche aiutato, collaborato, perché non è che si trova tanta gente oggi che sa leggere le grafie corsive ebraiche magari dei registri di Mantova o di Venezia, e adesso lei ha collaborato, insomma, anche ha fatto dei lavori per cercare di mettere un po' di ordine, capire, fare un'inventariazione anche di questi registri comunitari, tantissimi a Mantova e poi anche a Venezia, e comunque continua a lavorare, insomma, nel campo così degli studi ebraici, e quindi siamo molto contenti di darle la parola per sentire che cosa ci racconta in relazione al convegno, come intende appunto Ricchi, il rabbino oggi oggetto di questo convegno, il concetto di creazione e autocontrazione di Dio, Tzimtzum, nella Kabbalah settecentesca, all'interno della Kabbalah settecentesca, come si colloca il caso del rabbino Ricchi. Bene, allora, nel ringraziare tutti coloro che mi hanno invitato, il Comune di Cento e Saverio Campanini, non posso non dire che è un compito assai arduo quello che mi è stato affidato, e per dirlo non posso che citare Gershom Scholem, che a tutti è ben noto, che scriveva nella sua opera più importante, Le grandi correnti della mistica ebraica, che l'idea dello Tzimtzum ha avuto una parte di prim'ordine nella scuola luriana, inducendo a ripetuti tentativi di una più approfondita interpretazione. Una storia di questa idea, a partire da Luria fino ai nostri giorni, rappresenterebbe una delle più affascinanti esposizioni dell'originale pensiero mistico ebraico. Non si può però non sottolineare quanto questo argomento sia vasto e di difficile trattazione, anche se si limita questa trattazione al Settecento, come vogliamo fare noi oggi. Partirò comunque, per forza di cose, dal Cinquecento, perché chiaramente non possiamo parlare dello Tzimtzum senza fare una premessa a che cosa intendeva Luria per Tzimtzum, perché da Luria si parte. Tutti i cabalisti partono, in particolare quelli italiani, sia nel 600 che nel 700, per parlare chiaramente, ma anche nell'800, per parlare chiaramente dello Tzimtzum. La parola Tzimtzum si può tradurre appunto letteralmente con le parole contrazione e concentrazione. Tuttavia, la dottrina dello Tzimtzum abbraccia uno specchio ben più ampio di significati, dovuto all'immenso e continuo sviluppo che questa teoria ha avuto appunto nei secoli. Secondo Scholem, il più importante cabalista del Cinquecento, Luria appunto, scoprì la dottrina dello Tzimtzum in un piccolo trattato del XIII secolo, quindi non sarebbe un'invenzione di Luria. Ma è solo con Luria, però, che questa teoria acquisì un'importanza straordinaria. Attraverso la formulazione della sua Kabbalah, Luria ha influenzato qualsiasi pensiero cabalistico successivo e a lui contemporaneo. E alla base della sua teoria creazionistica egli propone proprio questa teoria, secondo cui l'esistenza del mondo è resa possibile, attenzione, da un processo di contrazione di Dio, concetto non facile da esprimere. Secondo questa dottrina, infatti, lungi dall'essere un processo verso l'esterno, un uscire di Dio verso l'esterno, il primo passo della creazione è piuttosto un ritrarsi di Dio. Si tratta di un paradosso molto complesso e molto difficile da accettare, sia per i contemporanei, sia per coloro che a Luria seguirono. Ma è un paradosso che Luria elabora per rispondere a interrogativi difficili. Come può esistere il mondo quando l'essere di Dio è dappertutto? Come può Dio creare dal nulla se non può esservi un nulla, dato che il suo essere penetra ogni cosa? Secondo Luria, Dio si ritirò da se stesso, entro se stesso, e con questo atto, abbandonando una parte dentro di sé nel vuoto, fece spazio per i mondi futuri.
Ad un certo punto, all'interno della luce dell'Ein Sof, venne meno l'essenza divina, o luce. Ma ritirandosi tutto intorno nella profondità dell'Ein Sof, cioè l'infinito, Ein Sof, infinito, scusate, e salvò uno spazio vuoto al centro. In rapporto con l'Ein Sof infinito, questo spazio vuoto è un puntino piccolissimo. Ma in rapporto con la creazione, cioè con i mondi, ok, che ne seguirono, è lo spazio cosmico. Dio può manifestare se stesso solo perché si è ritratto e ha contratto se stesso. Questo spazio primordiale, attenzione alla terminologia, perché poi la terminologia è una terminologia che ritornerà in tutti i cabalisti. La terminologia però è differente, pochissimo, cioè ogni cabalista poi fa come una specie di quello che noi chiameremo un aggiornamento, no? Un aggiornamento della parola, la arricchisce o la impoverisce o la spiega in modo diverso. Questo spazio primordiale comunque in Luria è chiamato Tehiru. Il Tehiru quindi era ancora pieno di tracce, quelle che vengono chiamate Reshimu, della luce superna, poiché la luce divina non si poteva ritirare senza lasciare traccia della sua presenza. Il Reshimu della luce dell'infinito, dell'Ein Sof, benché non identico all'Ein Sof stesso, ha però un potere fortissimo. Secondo Luria si tratta di un potere santo, benché le radici delle forze del rigore, che poi avrebbero prodotto quelle che Emma ha giustamente chiamato e ricordato Kelippot, le scorie divine, fossero mescolate con la luce. Non posso assolutamente divulgarmi e spiegarvi tutti gli aspetti di questa creazione e autocontrazione di Dio. Vi faccio dei brevi accenni e il mio scopo è quello di provocare la vostra curiosità. La curiosità di leggere i testi. Questi testi, è chiaro che sono in ebraico e che io li ho letti in ebraico, però molti, come ha detto giustamente il professor Perani, sono stati tradotti negli anni. Il professor Busi e Saveri hanno fatto un lavoro enorme sui testi cabalistici e questi testi sono tutti, o almeno in parte, tradotti. Pertanto li potete trovare. Se vi interessano, alla fine del mio intervento vi do i libri dal quale ho tratto le citazioni. Comunque, le scuole luriane differiscono moltissimo sulla questione cruciale dell'origine del male e delle Kelippot. Chaim Vitalm, primo allievo di Luria, fece di tutto inizialmente per oscurare l'ardita concezione del suo maestro, che vedeva nella formulazione della creazione un atto catartico in cui l'Ein Sof o infinito si purificava del rigore, del din, latente insito in esso, perché si rendeva conto della pericolosità della teoria. Questa dottrina fu appunto abilmente celata. Appare evidente però che tale spiegazione non esclude i paradossi, compresi, come si è appena detto, già dagli allievi di Luria stesso. Anzi, fa di questi ultimi punti nodali portanti dell'intera dottrina. Cioè, Chaim Vital si preoccupa di questi paradossi. Luria, invece, non se ne preoccupa per nulla. Lui teorizza, scrive la sua Kabbalah e non si preoccupa di spiegarla, la predica, non la scrive, in modo come lui l'aveva interpretata. Coloro che vengono dopo di lui, è talmente forte il pensiero di Luria che alcuni lo espongono, altri lo spiegano. Allora, che cosa succede? Primo fra tutti, l'idea che l'esilio di Dio, il suo ritrarsi, rappresenti un fondamento per la creazione del mondo è fortissima. In questo modo, infatti, il primo atto, come ho già detto, non è un atto di rivelazione, non è un atto di svelamento, bensì di occultamento e di limitazione. Solo nel secondo atto, cioè in un secondo momento, Dio, con un raggio della sua essenza, procede fuori di sé e dà inizio alla sua rivelazione, o al suo dispiegarsi come Dio emanatore. La dottrina sostiene inoltre che questo atto di contrazione non è un unico fine a se stesso, non è la creazione del mondo e basta, ma è un atto che si compie prima di ogni atto di creazione, di manifestazione ed emanazione di Dio. In questo modo la dottrina non si applica più solamente all'interpretazione della creazione, bensì diventa un processo cosmico di duplice natura, in cui ogni atto di creazione contiene in sé una tensione, una tensione tra la luce che rifluisce in Dio stesso e quella che scaturisce da Lui. È questa stessa tensione a far sussistere il nostro creato. La lingua di Luria, chiaramente, costituisce già di per sé
una questione forte, perché è una lingua immaginifica e antropomorfica. E ha sollevato non pochi interrogativi, fra cui il primo e più facile: come un tal modo di esprimersi può essere compatibile con una religione monoteista? In risposta a questa domanda, sul finire del XVII secolo e nel XVIII secolo si assistette alla formulazione di due metodi ermeneutici contrapposti. Coloro che appunto interpretavano la dottrina dello Tzimtzum alla lettera e coloro che invece la interpretavano come una metafora, un'allegoria. In Italia, l'interpretazione della Kabbalah luriana nei secoli XVII e XVIII occupa un posto essenziale. Infatti, in Italia più che altrove, il divulgarsi del movimento messianico del sabbatianesimo, sapete tutti cos'è il sabbatianesimo? Ok, bene. Accentuò l'importanza dei testi scartati o occulti, del sabbatianesimo, crebbe la virulenza della controversia. Nathan di Gaza, appunto, il profeta sabbatiano accentuò l'importanza dei testi che inizialmente di tal scartò e l'importanza dell'audace allusione che l'intera dottrina dello Tzimtzum fosse una catarsi divina, dove lo scopo era quello di eliminare le forze del rigore come una sorta di prodotto di scarto dell'essenza della divinità. Nel XVIII secolo, altro elemento fondamentale, secondo Joël Anselm, ma anche secondo me, uno studioso francese di Kabbalah ebraica e di rapporti tra razionalismo e filosofia ebraica, le opere cabalistiche e le opere degli autori ebrei italiani sono tutte influenzate dalla divulgazione del sabbatianesimo e quindi dalla pericolosità insita nel sabbatianesimo, dalla Kabbalah luriana e soprattutto anche dal razionalismo, dalle prime teorie razionaliste che il mondo maggioritario cominciava a filtrare nel mondo ebraico. È in questo contesto che Yosef Ergas, autore ebreo che nasce nel 1685 e muore nel 1730, pubblica nel 1715 a Londra due opuscoli antisabbattiani, Tokachat Megulak Vehatzad Nahash, ovvero, in traduzione, aperto rimprovero, un versetto dei proverbi, perché tutte le opere in quel periodo, moltissime opere, avevano i titoli delle opere che erano costituivano dei versetti biblici che hanno la funzione di essere il titolo dell'opera, e la parte del serpente. E il nostro Immanuel Hayricchi pubblica, sempre ad Amsterdam, nel 1727, la sua opera Mishnat Hasidim, di cui Emma vi ha ampiamente parlato. Un decennio dopo, nel 1737, Ricchi pubblica un'altra sua opera, Yosher Levav, Cuore integro, cuore giusto, e nel 1738 viene pubblicata postuma l'altra opera maggiore di Ergas, Shomer Munim. È evidente quindi che la pubblicazione di queste opere caratterizzano una fase fondamentale nei dibattiti che agitavano tutte le comunità ebraiche italiane, e non solo, visto che le opere vengono pubblicate ad Amsterdam, nel XVIII secolo, vale a dire sulla divulgazione della Kabbalah luriana e sull'aspra controversia tra i sostenitori e gli oppositori del sabbatianesimo. Attaccando le radici della stessa eresia sabbatiana, Ergas si sforzò di dimostrare che lo Tzimtzum di Luria non avrebbe dovuto essere interpretato letteralmente, bensì come una metafora progettata per esprimere la transizione dall'infinito al finito e per permettere l'accesso limitato e finito all'esistenza, mentre i sabbatiani fanno riferimento ad un'interpretazione letterale dell'atto dello Tzimtzum. Chiaramente, la maggiore vicinanza di questo autore, cioè di Ergas, al movimento sabbattiano, lo pone in un contesto di opposizione netta, che Immanuel Hayricchi invece percepisce, anche se solo un decennio dopo, in modo più affievolito, meno pericoloso. In uno di questi, dei due opuscoli che ho menzionato, Ergas scrive, vi cito: ecco, questo miscredente, intendendo con miscredente il celebre sabbatiano Chayun, ha compreso il segreto dello Tzimtzum letteralmente e ha radicato l'eresia stessa dicendo che se l'Ein Sof, cioè l'infinito, non è né un inizio, né una meta, né un fine, né una metà, né un fine, come può esistere lo Tzimtzum se è tutto pieno dello stesso? Quindi ritorna ai problemi originari. La confutazione della lettura letterale dello Tzimtzum di Ergas continua nella sua opera maggiore, appunto Shomer Emunim, guardiano della fede, pubblicata postuma, pensate, con l'approvazione di Manuel Hayricchi,
tra le tante approvazioni degli rabbini di Livorno che l'hanno approvata. Immanuel Heyricki, che poi entrerà in polemica con questa lettura letterale dello Tzimtzum contenuta nel Shomer Emunim, perché solo per un decennio, in un decennio, Immanuel Heyricki ha elaborato una teoria differente, non percependo più il pericolo della lettura letterale contenuta nel movimento sabbattiano. Abbandonato lo stile polemico dei trattati antisabattiani, persino Ergas scrive in modo differente e scrive quest'opera in forma di dialogo. Vi dico, è importante anche capire in che forma vengono scritte queste opere, perché nel Settecento le opere in forma di dialogo sono molte, anche il Ramchal ne scriverà una, e sono importanti perché sono opere influenzate dal razionalismo, dal cercare di far capire a chi legge, a chi andrà a interagire con queste opere, i concetti e le conclusioni. Chiaramente un'opera di dialogo con domande e risposte semplifica i concetti rispetto a un'opera teorica come può essere l'esposizione della Mishnat Chasidim che abbiamo visto. Per Ergas, qui cito di nuovo, chiunque spera di capire, di comprendere lo Tzimtzum fedelmente, in modo letterale, cade in diversi errori e contraddizioni nella maggior parte dei principi della fede. Non posso qui divulgarmi su come Ergas elabora questa cosa. La elabora in cinque punti differenti e poi in 10 paragrafi. Questo comunque lo scrive Ergas perché ovviamente se si interpretasse lo Tzimtzum letteralmente ci dovrebbe essere un posto, secondo lui, dove non è presente l'infinito. Secondo questa interpretazione la nozione di Tzimtzum porta nuova vita alla teoria creazionistica lineare della prima Kabbalah luriana e la trasforma dialetticamente. Questo disegno di Ergas va letto alla luce del contesto antisabattiano e ha un chiaro significato ideologico, dato che, come vi ho detto, la società del ghetto ebraico percepisce i primi scossoni di un terremoto che quasi lo travolse, il terremoto sabattiano. Negare la Kabbalah, la realtà letterale dello Tzimtzum significava infatti distruggere uno dei pilastri su cui l'edificio sabattiano si fondava. Nell'esposizione della Kabbalah luriana di Ergas e poi di molti cabalisti del Settecento si compie un passo ulteriore, perché nei cabalisti del Seicento, da Menachem Azaria Fano a Moshe Zacuto, le esposizioni non contenevano il secondo livello, cioè il livello esplicativo, il livello di spiegazione, ma davano semplicemente la divulgazione della Kabbalah luriana. Su questo aspetto influisce molto il dibattito che vi ho già menzionato, razionalista, che influisce sia in Ergas sia più tardi in Ramchal, che sentono entrambi l'esigenza di chiarire che la Kabbalah rinvia ad una serie di idee fondate sulla ragione. In Shomer Emunim di Ergas l'allegoria è interpretata come il rimedio alle difficoltà poste dalla materialità della lingua cabalistica, quella lingua antropomorfica e immaginifica di Luria di cui vi ho menzionato, e quindi egli fa dire al suo razionalista: tutto è allegoria, mashal, tutto è immagine, dimion, tutto è segno, come diceva il rabbino, delle forze superne emanate da Dio, dove però queste parole sono parole intese in senso cabalistico, non intese, o meglio, possono essere intese in entrambi i livelli, intese in senso cabalistico, ma anche intese in senso più divulgativo. Benedetto sia il suo nome per dirigere il suo mondo con loro e che sono disegnate con il nome di Sefirot. Quindi, leggendole in altro modo e girando la frase, Sefirot sono allegorie, immagini, segni, abbastanza forte come scrittura. Solo un decennio più tardi, quando l'eresia sabattiana sembrava più distante, il disegno di Ergas fu criticato, come vi ho detto, da Immanuel Heyricki, che pure aveva approvato Shomer Emunim, prima nel suo libro Mishnat Chasidim. Questo libro, di cui non vi dirò molto perché vi è già stato detto quasi tutto, o quantomeno il necessario, ancora più marcata però la critica di Ricchi si mostra nell'opera successiva, Yosher Levav, dove l'autore espone le sue opinioni sul significato della Kabbalah luriana e in particolare sul problema dello Tzimtzum, cioè il cuore dell'opera Yosher Levav è lo Tzimtzum. La prefazione dell'opera è molto interessante, Saverio sarà contento perché i sogni adesso ne parlo io, così completiamo quello che ha detto lui. Ricchi indica in quali circostanze fu indotto a scrivere quest'opera e perché la intitolò in questo modo. Allora, cito: il primo giorno di Rosh Hashanah, 5497,
la corrispondenza l'ho fatta io e la prendete come tale, 6 settembre 1736, quando mi ero stabilito con la famiglia ad Aleppo, in una regione che ha lo stesso carattere di santità che ha la terra di Israele, mi svegliai con nella mente il versetto, Salmi 81:20, la tua via fu in mezzo al mare, i tuoi sentieri dopo le grandi acque e le tue orme non furono riconosciute. Subito Ricchi cosa dice? È una nevuah knaktana, perché questi cabalisti, insomma, passatemi il termine, un filo di egocentrismo ce l'hanno quasi tutti, pertanto loro non è che pensano ho fatto un bel sogno, loro pensano ho fatto un bel sogno ma che nasconde una piccola profezia, d'altronde insomma, pensare di essere il figlio, insomma. Comunque, a prima vista Ricchi non sembra trarre grande insegnamento da questo versetto, fino a quando scrive, continua nella scrivere, in un altro giorno dello stesso mese mi sono svegliato e un altro versetto cadde nelle mie labbra ed esso è il versetto, conoscere il Dio di tuo padre e servirlo con un cuore integro e un'anima ansiosa. Il nostro cabalista comincia a riflettere sui due versetti e riflette per un lungo periodo, quasi un mese, fino al venerdì 5 ottobre 1736, vale a dire il giorno della luna nuova del mese di Eshvan, e scrive, la mia mente è occupata dalla stessa domanda che si è posto il Maimonide, a proposito della scelta e della volontà della conoscenza del Creatore, come può conciliarsi l'una con l'altra? Ovvero sia, come può l'onniscienza di Dio conciliarsi con la libertà di scelta del Creatore? Chiaramente Maimonide ne aveva parlato ampiamente, replicando ad Abraham ben David di Poschè. Ricchi ammette che da anni si sta sforzando di trovare una risposta a questo interrogativo e quindi capiamo il processo che lui ha fatto in questo decennio. E afferma, da questo sale nel mio pensiero tutti i giorni di occuparmi dell'argomento dello Tzimtzum, se è giusto intenderlo in senso letterale oppure no. Si può esitare tra le ipotesi, nemmeno lui è proprio così certo della risposta. E continua, un sabato santo, il secondo giorno di Eshvan, sabato 6 ottobre 1736, quando il Nevuah Tana dice, mi si rinnova. Caddero due versi nella mia bocca, mi si affacciarono alla mente. L'ardore stesso senza conoscenza non è cosa buona, e chi cammina in fretta sbaglia strada. E la legge della tua bocca mi va il meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento. Fine della citazione. Ricchi ovviamente interpreta questa indicazione come la fine della piccola profezia, come un'autorizzazione, nonostante la difficoltà, chi cammina in fretta, sbaglia strada, a mettere le sue idee per iscritto. E, dato che uno dei versetti che lo aveva messo sulla strada della scrittura parlava di cuore integro, non può che intitolare la sua opera appunto Yosher Levav, cuore giusto, cuore integro. E poi completa la spiegazione dicendo che quest'opera è per la sua opera più importante, il Mishnat Hasidim, come l'anima per il corpo. Allora, se la Mishnat Hasidim è, nelle sue intenzioni, un Mishneh Torah applicato alla Kabbalah, o vorrebbe essere un Mishneh Torah applicato alla Kabbalah, quindi una spiegazione completa che deve eludere tutti i dubbi che un cabalista ha quando si pone a leggere i testi cabalistici di Luria, questo significa che per Ricchi l'anima della Kabbalah luriana non può che essere lo Tzimtzum, perché l'argomento del Yosher Levav è senza dubbio lo Tzimtzum. E a questo punto Ricchi affronta la questione che gli interessa in modo teologico. Quanto si comprende è che la causa prima è chiamata dai cabalisti con il nome dell'Ensof. In realtà io qui ho trovato la parola Amitim e sarebbe cabalisti veritieri, ma mi sembra un po' forte, vorrei cercarla in Ricchi se intende proprio cabalisti veritieri. Esatto, insomma. Perché in verità l'Ensof è senza fine. La sua esistenza, la sua unità, la sua potenza e la sua provvidenza, cioè i suoi attributi divini sono senza fine. La trattazione dello Yosher Levav continua appunto affrontando questi attributi divini, l'esistenza, l'unità, la potenza, la provvidenza. E cita il Talmud, però, dice, attenzione però, il rabbino sicuramente potrebbe precedere questa citazione, che chiunque esamina queste quattro cose, meglio sarebbe che non fosse venuto al mondo, ciò che sta sopra, ciò che sta in basso, ciò che sta davanti, ciò che sta dietro. Quindi lui dice, io provo, tento, però è un campo pericoloso, molto pericoloso. E conclude la sua prefazione, riprendendo la prefazione di Chaim Vital a Shara HaKadamot. Molti mondi sono stati creati, emanati, formati e costruiti, migliaia, tutti come fossero uno, stanno nel vuoto, halal,
che è stato evocato e al di fuori del quale non c'è nulla, non c'è nessuna creatura al di fuori di quel luogo. Queste sono le premesse per arrivare, secondo Ricchi, al vero cuore della questione. Vi leggo un brano un po' lungo e forse anche un po' ostico, cercate di fare attenzione nonostante l'ora tarda. Quando è giunto il tempo per la sua volontà santa di uscire dalla potenza all'atto, per creare i mondi, per creare per la prima volta dal nulla un essere, lo fa per dare la sua bontà all'essere creato da lui stesso, in modo che noi potessimo conoscere la forza della sua potenza. Egli contrae l'ampiezza della sua forza a partire dalla gloria della sua essenza e ha aperto un vuoto, un luogo vuoto, rec, e non c'è in esso nulla per crearvi un essere dal nulla, che conosca la sua potenza e viva della sua bontà. Per concedere a quest'essere esistenza e stabilità, dall'essenza del suo essere, internamente ed esternamente, e continuando nella sua grande bontà, ha fatto uscire una sottile linea, a partire dall'essenza del suo essere. È come se avesse allungato un suo dito al centro del residuo, Roshen, che rimane nel vuoto Halal dello Tzimtzum, a partire dalla luce dell'essenza del suo essere, quando ha lasciato questo luogo. E non continua questa linea da un lato all'altro del luogo dello Tzimtzum, bensì vaga nel mezzo, come è scritto negli scritti di Ari. È evidente quindi che per Ricchi l'atto dello Tzimtzum, lo Yesh Me'ain, non è una metafora, bensì è da intendersi in modo letterale. E attraverso la luce primordiale concessa da Dio, dopo il primo atto di autocontrazione della creazione, che il mondo può sussistere e la creazione continuare e ripetersi infinite volte. Anche Jacob Emden, vissuto successivamente, quasi due secoli dopo Luria e pressoché contemporaneo, 50 anni dopo Ricchi, interpreta la dottrina dello Tzimtzum come il primo serio tentativo di spiegare in termini concreti la creatio ex nihilo. Cioè, secondo Ricchi e secondo Emden, Ergas non ha fatto questo passo successivo di interpretare la creazione come una creazione dal nulla. La polemica, perché la lettura metaforica non lo prevede. La polemica di Ricchi contro Ergas apre un nuovo capitolo nella storia della controversia tra l'interpretazione letteraria e quella allegorica dello Tzimtzum, che non è più quella tra ortodossia e sabbatianesimo, ma si svolge tutta all'interno dell'ortodossia. Influenzato pure Ricchi dal dibattito razionalista, egli non si accontenta di allontanare la materialità della sostanza divina. Se l'ortodossia di Ergas era tutta tesa alla difesa dall'eresia, quella di Ricchi invece è un letteralismo privato di ogni elemento eterodosso, e attraverso il rifiuto parziale della visione speculativa, la Kabbalah che egli elabora è un ritorno alle sue origini profetiche, che si lega profondamente al momento della rivelazione. A dispetto della loro comune appartenenza all'ortodossia, l'interpretazione dello Tzimtzum di Ergas e Ricchi, che in realtà non è... Ricchi fa questa polemica, risponde a Ergas, ma in un certo senso quasi lo rispetta comunque, no? Non entra mai in polemica aperta. Questo lo dico perché, avendo studiato molto a lungo dall'epistolario del Ramchal la vera controversia contro un rabbino che viene accusato di sabbatianesimo, che viene accusato di essere un falso messia, insomma, la polemica quando i rabbini la fanno tra di loro si percepisce come tale e viene fatta a suon di lettere, responsa e in modo molto più forte che con delle opere che si rispondono a vicenda, insomma, ma con, diciamo, eleganza, se vogliamo. Il già menzionato Ramchal, un Sheikh Haim Luzzatto, nato a Padova nel 1707, morto ad Acco nel 1746, sposta la sua attenzione dall'interpretazione dello Tzimtzum a quella delle Sefirot e dell'emanazione del mondo. Luzzatto elabora una dimensione ulteriore e introduce il modello della profezia biblica, quindi state attenti, Ricchi era tornato alla profezia. Partendo dall'analisi del rapporto tra finito e infinito, che sono per sua stessa missione difficili da descrivere, poiché si tratta di giustificare il passaggio dalla divinità infinita alla materia finita. Allora, quello che io non so e non sono riuscita a trovare è se Luzzatto abbia effettivamente avuto in mano le opere di Ricchi, perché quello che è certo è che Luzzatto si sia confrontato con le opere di Ergas e che Ergas abbia anche letto le opere di Luzzatto, perché lo scrive pure nelle lettere, dice... Ah, il maestro di
di Luzzatto, Isaia Bassani, gli scrive: ma insomma, io ho letto i Kelalim di questo tuo allievo, insomma, mi sembrano anche molto, non mi sembrano, mi sembrano tutte delle ripetizioni di Cordovero, mi sembrano prive di vera novità. Che insomma, per noi che Ramchal lo riconosciamo come un'autorità, adesso è un po' forte da sentire. Comunque, naturalmente Luzzatto spiega questo passaggio attraverso il concetto luriano dello Tzimtzum. L'infinito, anche per Luzzatto, ha un numero infinito di aspetti o forze, ma l'intelletto umano si può occupare solo di quelli che sono l'origine del mondo. La forza da cui è prodotto il mondo subisce una riduzione, o Tzimtzum. Tenete all'orecchio che le parole, la lingua è sempre la lingua di Luria, cioè attraverso i secoli le parole sono sempre le stesse, i concetti sono rielaborati ma partono da una base sempre ferma. E rinuncia così all'infinità. In un'opera di impronta sistematica, anche se non composta in forma di dialogo, i Kelach Pitkei Chokma, 138 porte di sapienza, che si differenzia dagli altri scritti cabalistici di Luzzatto perché la base è il Sefer Yetzirah, il libro della formazione, Luzzatto scrive, e cito dalla traduzione di Busi, a proposito della nozione, del procedere, della sua azione verso l'esterno, l'Ein Sof, infinito, sia egli benedetto, desiderò lasciare il proprio infinito e lo trasse a sé, attraverso un'azione limitatrice. Ciò è chiamato il contrarsi dell'Ein Sof, infinito, sia egli benedetto. Ma com'è possibile passare dall'infinito al finito? La risposta di Luzzatto è semplice. L'infinito conteneva già il finito. È la volontà divina a decidere di manifestare questi limiti e attraverso questo passaggio di svelamento la volontà divina, che è per la sua stessa essenza al di là di ogni conoscenza, si rende conoscibile. Ovvero, secondo un linguaggio cabalistico, visibile. Attraverso questa riduzione viene a crearsi uno spazio vuoto, halal, nel quale si manifesta la radice del giudizio, rigore, din, che altera la perfezione iniziale. La luce infinita, resa visibile grazie alla riduzione della forza divina, è appunto chiamata rishimu, tracce, cioè l'impressione, roshem, di quella infinità. Questa abilità di rendere in modo sistematico concetti di difficile comprensione ha permesso sia a Ergas che a Luzzatto di diventare un riferimento per alcuni movimenti ottocenteschi, e qui vado a concludere, adesso che ho fatto una corsa abbastanza forte, è di nuovo un modo per provocare le vostre curiosità. E questo è il caso del Tikkun HaKlali o dello Tzimtzum in Nachman di Bratslav, che voi conoscerete come uno dei movimenti messianici all'interno dei movimenti chassidici, che riprendendo forse Luzzatto, quasi sicuramente, tenta di integrare la nozione di Tzimtzum nella sua visione messianica radicale. Cito: questa luce emanata è detta residuo, reshimu, della luce primordiale. Il mistero di tale residuo è denominato luogo di tutti gli esseri, giacché conferisce loro l'esistenza, cosa che non faceva l'infinito. Tale luogo è vacuo, halal, e privo della luce dell'Ein Sof, giacché l'infinito non si trova in esso come all'inizio. Nel suo approccio, Nachman di Bratslav ha seguito, inizialmente, il classico punto di vista cabalistico, secondo il quale il Dio creò la sua assenza, proprio al fine di consentire la creazione, ma poi amplia tale interpretazione, in modo che la nozione della presenza di Dio nella creazione non soppianti completamente la creazione iniziale del vuoto, così che il vuoto viene interpretato come esperienza empirica dell'assenza di Dio. Il movimento Chabad la interpreta in modo completamente diverso, o quantomeno con significati diversi, perché si rifà all'antilateralismo di Ergas. Perché sia nei tratti dello Zohar, sia negli scritti di Ari, sia benedetta la sua memoria, quando chiamano le cose materiali, scusate, questa è una citazione di Ergas, e parlano di eventi corporei con nomi nobili. Di certo il lettore non deve comprendere che queste cose siano interpretate in modo letterale, bensì piuttosto egli deve dirigere il suo pensiero e guidarlo verso la realtà, privandola dei gusci delle metafore. Tenete conto che questo non è un passaggio della Mishnat Hasidim, ma dei due opuscoli antisabbatiani. Quindi il movimento Chabad non percepisce più il pericolo di questo tipo di lettura. E Shnor Zalman di Liadi, nella sua nota opera Tania, afferma: è del tutto impossibile interpretare la dottrina dello Tzimtzum letteralmente, perché è un fenomeno che riguarda la corporeità del santo e che, se interpretato in questo modo, comporterebbe una divisione dello stesso in miriadi separate ad infinitum. Bene, quanto volevo dirvi l'ho concluso. Io intendevo, come ho detto, suscitare la vostra curiosità.
non intendo dare risposte. Luzzatto chiaramente si colloca né in una lettura né in un'altra, perché i paradossi per questi cabalisti non sono così importanti da risolvere. Sono delle chiavi di lettura che come tali arricchiscono i pensieri successivi e quelli dei contemporanei, perché dai paradossi si vivifica la Kabbalah, si torna a vivere di vita nuova nel pensiero di altri. È un processo continuo. E quello che ha detto il rabbino stamattina a proposito di Saverio mi faceva ridere, adesso sorridere, no? Perché io l'ho detto allo stesso modo dei cabalisti, no? E il dire le cose in modo semplice, gli esprimere i concetti in modo semplice, concetti estremamente complessi. Cioè questa lingua antropomorfica, questa lingua immaginifica, questa Kabbalah difficile da arrivare, da interpretare, se espressa con concetti e con parole semplici, può arrivare, può, secondo me, suscitare la curiosità sia del lettore ebreo che conosce la lingua ebraica, sia magari del lettore non ebreo. Il mio auspicio è che questo piccolo convegno abbia suscitato il fuoco e che si possa effettivamente capire se anche il nostro Immanuel Hayricchi nel suo piccolo ha influenzato i movimenti ottocenteschi, se è stato letto da Luzzatto, se si troveranno delle prove, insomma, di questa commissione anche con il nostro modesto autore. Bene, quindi insomma la conclusione è che non dobbiamo dire cose troppo chiare, troppo semplici, perché spengono, mentre invece più ci sono paradossi, più siamo accesi, siamo interessati. No, questo è un commento così sciocco. No, io se per caso intanto magari qualcuno vuole vedere se rompe il ghiaccio per una domanda, se ce ne fosse qualcuna, volevo semplicemente ricordare che per le fonti ebraiche Pieve in realtà, non cento, però insomma sono così vicine che posso menzionarlo. Insomma c'è questa parola Arurà, perché molti anni fa Saverio scrisse un articolo su Arurà a Pieve, che vuol dire maledetta, no? Maledetta Pieve perché era morto, annegato il figlio di un banchiere. Esatto, no? E questa mattina ho risentito questa parola per i due soldatacci che hanno ammazzato Ricchi, no? Arurim, no? E quindi no, questo non vuol dire assolutamente nulla. Invece io ho trovato, cioè volevo semplicemente farvi presente che le pagine più complete, più aggiornate, più belle su Ricchi, penso, adesso non ho visto tanti altri studi, però come scheda iniziale c'è un repertorio in francese molto bello compilato da Asher Sala nel 2007, che è Rabbin, écrivain et médecin juif en Italie au XVIIIe siècle, pubblicato per Brill nel 2007. Ho visto che le pagine che lui dedica a Ricchi sono le più aggiornate, le più ricche di bibliografia, di cose così. E lì ho trovato che citava me come una fonte, dicevo ma cosa? E sono andato a vedere in un mio contributo agli atti del convegno sugli ebrei a cento, fatto Temporibus Illis, copertina verde scuro, io elencavo sia manoscritti o frammenti o copiati o che si trovavano a cento, e ho visto che c'è un manoscritto copiato da Avram Rafael Sereni nel 1858, probabilmente a cento, in cui copia alcune preghiere di suffragio da recitarsi sui sepolcri di importanti rabbini, Netanel Segre, Yosef Elisha Modona, ma anche Immanuel Hayricchi ed altri defunti tumulati nel cimitero di Cento. Ecco, quindi anche questo si potrà vedere, questa poesia, questa preghiera, per cosa? Ecco, allora... Non voglio fare domande, non vi spaventate. No, volevo soltanto fare questa osservazione. Le ultime due relazioni ci hanno proiettato violentemente, direi, su delle dimensioni assolutamente al di sopra di noi.
ecco, con molta violenza e suscitando molto, molto interesse. Io mi compiaccio per questi studi affrontati, non facili, no, affrontati con grande entusiasmo. Questa è una prova di quanto vi dicevo all'inizio, che se vogliamo studiare in modo organico la figura di Ricchi dobbiamo dedicare molto più tempo e anche molta più riflessione. Sapete che la Kabbalah, il mondo della Kabbalah, è un mondo straordinariamente difficile che va affrontato con molta calma. Dicono che non va affrontato prima dei 45 anni, ora con l'aumento dell'età media direi andiamo almeno a 60, perché intanto è molto difficile, poi costituisce un grande pericolo perché è straordinariamente affascinante e quindi può capitare che ci introduciamo in un certo argomento e ne rimaniamo affascinati e poi perdiamo il senso della realtà. Quindi direi di ridimensionate. Io ho visto che l'ha fatto anche la signorina, che dopo averci signore, vabbè, scusi, dove, meglio così. Grazie per l'età. Sì. Il professor Perani invecchia sempre. Vabbè. Che dopo averci proiettato in questo mondo etereo si è messo a bere, quindi sì, non ha dimenticato le sue dimensioni fisiche. Se no mi torno, comunque qualcuno, ecco, me le fa ricordare. Ecco. Attenzione che c'è una ripensata. Non è colpa mia. Ecco, dicevo questo. Allora, io spero che ci rivediamo non troppo in là nel tempo per riprendere questo discorso con più calma e elaborando le idee che oggi ci sono state fornite. Vorrei concludere in contrasto con l'amico Mauro, che più volte ha citato la parola Arur, Arurim, Arura, la maledizione. Io viceversa, in contrasto con la Arura Pieve, maledetta sia Pieve, io concluderei con Berucha 100, sia benedetta 100 che ci ha dato questa occasione. Penso, è giusto? Quindi il prossimo convegno sarà sicuramente a 100 e se da Pieve arriveranno delle iniziative simili noi le respingiamo. Va bene? Grazie.